Ringrazio per essere qui con noi e per l'ospitalità Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Matteotti, che si prepara con il Comitato Nazionale con varie iniziative all'ormai prossima ricorrenza del centenario dalla morte di Giacomo Matteotti, il socialista primo martire assassinato dai fascisti. L'Avanti Online e l'Avanti della Domenica rappresentano per noi un patrimonio inestimabile. Il nostro giornale rappresenta la forza dei socialisti, simbolo del socialismo stesso. Nenni diceva: le idee camminano sulle gambe degli uomini. È l'affermazione di un padre della Repubblica e uno dei più grandi direttori dell'Avanti che oggi ci riempie di responsabilità. E noi, che siamo eredi di idee di straordinaria modernità e progresso, che coincidono con le idee del socialismo stesso, vogliamo rinnovare ogni giorno l'idea che resta viva, ma che non deve restare in alcun modo un esercizio nostalgico della memoria, ma deve guardare a quella generazione di socialisti di domani che noi abbiamo il dovere di formare e di vedere già da oggi. L'Avanti della Domenica, che dirigo con onore e gratitudine al tempo stesso, è l'unico giornale di partito oggi presente in edicola. È tornato in formato cartaceo quasi un anno fa e se facciamo un primo bilancio possiamo dire con orgoglio di aver tenuto fede al suo ruolo storico, quello di essere il luogo d'incontro dei più grandi intellettuali del paese che riflettono sullo stato in cui versano la società e la democrazia, su qual è oggi il ruolo dei partiti e della sinistra sul futuro. E soprattutto l'Avanti è stato ed è il luogo dell'approfondimento del pensiero socialista, che si fonda sulla collaborazione di compagni intellettuali che rendono vivo e alto il dibattito e che oggi voglio ringraziare. Da Lorenzo Cinquepalmi, Stefano Amoroso, Alessandro Silvestri, Crisa Fulli, autori di reportage da Kiev, e naturalmente la redazione, Daniele Unfer, Teresa Olivieri, Carlo Pecoraro. Voglio poi ringraziare per essere qui Ugo Intini, da cui traggo continua ispirazione per l'attenzione e la generosità che dimostra ogni giorno per la causa del socialismo italiano. La linea che abbiamo voluto imprimere al giornale insieme al segretario Insomaraio è chiara a tutti. Tra il cialtronismo populista mascherato dal finto progressismo dei 5 Stelle che ha danneggiato la democrazia, le politiche neoliberiste e la visione assistenzialista della sinistra radicale, noi abbiamo scelto semplicemente la nostra autonomia e l'identità, e cioè la via socialista. L'unica, secondo noi, in grado di affrontare la grave crisi di missione in cui versa la sinistra italiana oggi. Non è una nostra semplice suggestione pensare che la questione socialista sia tornata, perché la questione socialista è tornata. Ci sono iniziative e tentativi di portare la questione all'attualità dell'agenda politica, come già hanno dimostrato molti degli ospiti presenti nell'arco della giornata di oggi, da Orlando a Scotto a Pietro Folena, a Speranza e molti altri. Lo sfaldamento profondo dei sistemi politici e delle strutture istituzionali che si è avviato nel nostro paese dopo il 94 hanno aperto nel paese e tra i rappresentanti dei movimenti politici una riflessione che però non può riguardare solo noi socialisti, ma deve riguardare tutta la sinistra. Sdoganare la parola socialista, che è tornata di attualità, non è una questione ascrivibile a un banale esercizio dialettico. Si tratta dell'esigenza, non più rinviabile, di adottare un diverso modo di leggere la società e di interpretare i nuovi bisogni. Il modello socialista può consentire alla sinistra di aprire questa fase guardando con spirito innovatore di modernizzazione alla società aperta e globalizzata, che si batte per eliminare le disuguaglianze, la tragedia sociale della povertà assoluta ed esclusione sociale in cui versa parte il paese, per valorizzare il merito, e che non si interroga sulla propria identità, ma la rafforza con gli strumenti della politica, superando la crisi di rappresentanza, rendendo di nuovo centrale il ruolo dei partiti. È ora dunque il tempo dell'unità di tutti i socialisti che lavori sul ritorno della centralità di questi temi. È il tempo che tutta la sinistra, a cominciare dal Partito Democratico, punti sulla costruzione di un grande partito socialdemocratico che si ispiri al socialismo europeo. Due elementi che per noi socialisti rappresentano la nostra bussola, una strada difficile ma da battere adesso. Grazie.
Grazie mille, buone celebrazioni, grazie anche per essere qui al candidato alla presidenza della Regione Lazio D'Amato e a tutti gli ospiti presenti che saranno tanti in tutta la giornata. Ora lascio la parola al direttore dell'Avanti Online, Livio Valvano. Grazie ancora. Grazie a tutti per essere qui con noi. È un grande onore per me essere qui nella veste di direttore, di rappresentante dell'editore dell'Avanti, il giornale del Partito Socialista Italiano, in occasione di questo anniversario in prossimità del Natale. Si sa, il primo numero dell'Avanti venne diffuso proprio nella notte di Natale. È un ruolo davvero oneroso per il valore di un patrimonio culturale gigantesco. L'Avanti è innanzitutto la storia sofferta di un intero paese, della sua evoluzione, delle sue trasformazioni sociali, economiche, culturali, etiche, politiche e istituzionali. Non è un caso se la memoria del giornale socialista è stata protetta dal Senato della Repubblica, che ne cura la sua pubblicazione fino alle ultime edizioni cartacee del 93. Ma l'Avanti non è solo storia, è soprattutto un'idea, un'intenzione, una ferma volontà. L'Avanti raccoglie e divulga quella irrefrenabile spinta interiore dell'essere umano di uscire dalla condizione di prigionia, di combattere contro ogni forma di oppressione, di mettere in discussione ogni forma di potere. In chimica, secondo me, l'Avanti sarebbe una molecola composta da due elementi, l'idea e la libertà, l'idea di libertà. L'idea di libertà sociale, di cui il giornale è veicolo e strumento di divulgazione, è organo del partito, ma a differenza di altri, ha il compito di facilitare la libera manifestazione delle idee critiche, soprattutto quando esse possono essere di ausilio alla crescita civile, sociale ed economica della società. È un compito che l'Avanti deve svolgere fino in fondo, anche quando la critica si dirige verso il suo stesso dante causa, quindi il partito, come più volte è accaduto nella storia, anche recente. A proposito di storia recente, desidero manifestare gratitudine a nome di tutti i socialisti italiani, ma non solo dei socialisti, nei confronti del mio predecessore Mauro Del Bue. A lui va la nostra gratitudine, perché ha svolto un lavoro prezioso, ha resuscitato dal 2011 il giornale nella moderna forma della testata online, restituendolo ai socialisti e all'opinione pubblica. Mauro l'abbiamo visto stimolare il dibattito in una direzione marcatamente liberal-democratica nell'ultimo triennio, spesso critico anche con la stessa linea della segreteria del partito, che va ricordato, la segreteria del partito mai ha messo in discussione il suo incarico, anzi, che Mauro ha potuto svolgere fino alla fine del suo mandato, fino al termine naturale. Ecco, noi dobbiamo mantenere quell'approccio, dobbiamo mantenere quella funzione, potenziarne il motore del dibattito critico e libero. Il giudizio critico che deve sviluppare il giornale non deve essere limitato da settarismi, dogmi, convenzioni di parte, anche laddove le convinzioni dovessero incrociare, talvolta, può accadere incidentalmente, le posizioni di un governo di destra. Può succedere, come è successo, sta succedendo oggi, sul tema della giustizia, con le intenzioni che il neo ministro Nordio esprime in direzione di una riforma da lungo tempo voluta dai socialisti in alcuni, anzi in molti punti che sono stati annunciati. Ma l'Avanti è il giornale dell'opposizione, per sua caratteristica, per sua definizione e il suo carattere genetico, in che senso? È un'opposizione avversa al conservatorismo, allo sfruttamento, all'emarginazione, ai regimi liberticidi. L'Avanti è il veicolo di una opposizione culturale, sociale e politica portatore di una visione di società
e quindi di una proposta di governo a tutti i livelli, a partire dai municipi. È il motore culturale dei socialisti che intendono lavorare per incrociare i desideri, le aspettative e soprattutto gli interessi dei singoli cittadini, tenendo conto della loro funzione sociale e collettiva. Nei primi giorni, e da pochi giorni che ho ricevuto questo difficilissimo incarico, ho potuto constatare che l'Avanti ha un patrimonio molto rilevante, direi singolare. E l'asset immateriale è rappresentato dai giornalisti, dai collaboratori, dal loro lavoro fatto con il cuore, con la passione, la consapevolezza di essere stati prescelti per una ragione non sempre chiara, ma per trasferire nel tempo e nello spazio un'idea potente, incomprimibile, inarrestabile, incancellabile. Per questo l'Avanti è sorto in condizioni improbabili e per questo continuerà a resistere a ogni sorta di difficoltà. Noi abbiamo il dovere di rafforzare questo patrimonio, oggi ancora un po' troppo debole, non sufficientemente assistito da strumenti, risorse, ma quelle non bastano mai, e quindi il nostro impegno sarà quello di lavorare assieme per dotarlo di nuovi strumenti come la web TV, i social, una ramificazione territoriale. Lo faremo insieme all'energia, alle risorse, anche finanziarie, alla sensibilità che, strada facendo, sono certo, troveremo sul campo. Come ho già avuto modo di affermare, nonostante tutto e tutti, me compreso, nonostante quindi tutti gli attriti, gli ostacoli, il cammino dell'Avanti proseguirà con spirito libero, aperto al dibattito, inclusivo, difensore del dissenso, assetato di progresso, con il carattere ribellista, in una parola, socialista. Grazie, grazie Livio. Intanto voglio salutare Roberto Speranza, segretario dell'articolo 1, che è appena arrivato. Benvenuto Roberto. Andrea Orlando del Partito Democratico, benvenuto. E gli altri ospiti in sala e quelli collegati. Vorrei intanto dare la parola per un saluto ad Anna Foa, presidente della Fondazione Modigliani. Anna Foa appartiene, come lei ha scritto, ad una famiglia antifascista senza compromessi, e non soltanto per le vicissitudini di suo padre, Vittorio Foa. Anna Foa è docente di storia moderna alla Sapienza, autrice di saggi storici importanti e presiede questa fondazione che ci ospita. Anna Foa, benvenuta. Grazie, grazie. Sì, è un onore per me essere qui a darvi un saluto, appunto come presidente dell'ESMOE, la Fondazione Giuseppe Emanuele Vera Modigliani, e in questo convegno importante che si svolge nella sede congiunta dell'ESMOE e della Fondazione Matteotti. Ripercorrere le vicende connesse alla storia di un giornale importante come l'Avanti, un giornale strettamente legato a tutta la storia del Partito Socialista fin quasi dalla sua fondazione, e di conseguenza la storia della sinistra italiana, mi sembra in questo momento storico caratterizzato da guerre e cambiamenti di ogni genere particolarmente importante e significativo. Non è una storia senza traumi o fratture. Ricordiamo l'arresto nel 1898 di tutta la sua redazione per le posizioni prese a proposito della repressione milanese di Bava Beccaris. E ancora la direzione di Mussolini, e nel 1914 il passaggio del suo direttore al fronte interventista e a dirigere un altro giornale schierato su posizioni opposte, il Popolo d'Italia. E nel dopoguerra gli assalti squadristi alla sede milanese e poi romana del giornale, e la chiusura nel 26 con l'abolizione dei giornali e dei partiti di opposizione. E il centro parigino che mantiene con Nenni la continuità del partito e del giornale. E le vicende drammatiche ancora più direttamente collegate con la nascita del fascismo, le scissioni all'interno, in particolare quella comunista del 1921. In un momento politico così difficile, in cui una destra non aliena da richiamarsi al fascismo e al governo,
Credo che scavare su quegli anni, un secolo fa, di conflitti, scissioni, esili, incapacità di comprendere eroismi e tradimenti possa essere utile. Non perché tutto sia uguale, no, ma perché proprio dalle riflessioni e dai confronti nascono le differenze. Differenze che mai, come in questo momento, abbiamo la necessità di cogliere, individuare, usare nelle nostre scelte politiche, perché è l'ora delle scelte e della responsabilità. Scusandomi per non poter restare fra voi in questo importante convegno, vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie ad Anna Foa. Vorrei invitare il presidente della Fondazione Matteotti, Alberto Ghemo, cui siamo molto grati non soltanto per l'ospitalità, ma anche perché tiene viva la memoria sul primo martire antifascista della storia. La gratitudine ovviamente è reciproca. Allora, a tutti voi, amiche e amici, intanto un caloroso e affettuoso benvenuto, che si somma a quello dell'amica Anna Foa. Non è un discorso di circostanza questo, ma è un vivo apprezzamento intanto per questa bella iniziativa che, alla vigilia di Natale, si apre in un clima anche particolarmente congestionato. Lo è dal punto di vista politico, lo è dal punto di vista istituzionale, lo è per il vissuto di tutti noi, e desidero esprimere un particolare apprezzamento e ringraziamento per i promotori di questa iniziativa e in particolare poi per l'amica Giada Fazzalari, che insomma, con tanto entusiasmo si è spesa per mettere sotto lo stesso tetto insomma, tante anime e tante presenze così significative, importanti e autorevoli. E sono certo che insomma, tutto questo darà i suoi frutti e auguro all'iniziativa il miglior successo con il cuore. Una premessa doverosa, ma insomma, quasi retorica. Il nostro benvenuto, quando dico nostro intendo dire quello di Anna Foa con l'ESMOI Fondazione Emobiliani e quello della Fondazione Matteotti e del sottoscritto, non è soltanto riferito a un'ospitalità di tipo logistico, ma è un'ospitalità ideale. Gli istituti di cultura sono statutariamente, per loro natura, e anche rigorosamente apartitici, questo è evidente. Ma ci muoviamo tutti nella condivisione di un'area ideale che non è necessario nemmeno evocare, visto che insomma, i nostri eroi eponimi sono i Modigliani e Matteotti, che evidentemente è molto consonante con lo spirito che oggi qui ci unisce. Dicevo prima che il sentimento di gratitudine e di speranza in un momento particolarmente complesso, in uno snodo forse particolarmente significativo della storia politica e della cultura politica di questo paese, nasce dal cuore, non è soltanto un espediente retorico o un riferimento banale che mira alla mozione dei sentimenti, ma nasce da tre considerazioni. La prima, banalissima ovviamente, che il cuore rosso sta a sinistra, insomma questo lo sappiamo tutti. La seconda fa riferimento poi sostanzialmente a un altro evento che precede di poco la nascita dell'Avanti. 5 anni prima della comparsa del primo numero dell'Avanti compare nelle librerie italiane Il cuore di Edmondo De Amicis, del compagno socialista Edmondo De Amicis, che poi insomma, romperà gli indugi e si iscriverà al partito nascere al suo albore. E quel libro, così come altri scritti di De Amicis, apre alla fortuna socialista nella cultura politica del paese degli anni un successo e una strada assolutamente straordinaria, vale quanto probabilmente 10.000 comizi. E questo è un fatto straordinario perché? Perché ci ricorda che comunque, è stato ripetuto prima, ovviamente le idee camminano sulle gambe degli uomini, ma camminano anche sulle colonne della stampa, dei giornali, dei libri, e quindi la comunicazione politica è estremamente importante. Ce l'ha ricordato lui, mentre ce lo ricordava qualche anno più tardi Leonida Bissolati con il suo primo straordinario fondo dell'Avanti, del Natale di 126 anni fa. E l'ultimo motivo è legato a un altro cuore. È una memoria manzoniana che è particolarmente cara a quelli che come me hanno una certa età e quindi insomma al ginnasio imparavano praticamente a memoria Manzoni. Nel capitolo settimo dei Promessi Sposi, valutando il rapporto tra presente e passato, e qui proprio di presente e passato si parla, o meglio di passato e presente, di un passato rievocato in una dimensione che certo non vuole essere meramente celebrativa o commemorativa, ma guarda all'oggi, guarda all'adesso,
Manzoni scrive: ah, il cuore, a chi sa ascoltarlo, dice molto sulle cose a venire, ma che sa il cuore? Appena un poco di ciò che è accaduto. Ecco, c'è una saggezza antica, profonda, terragna, insomma, in questa affermazione, anche un po' prudente, se vogliamo. E ricordo il mio stupore, ero allora adolescente, quando queste stesse parole le trovai ad esergo di uno dei romanzi più felici e fortunati di quegli anni, di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, che si apre proprio con questa citazione amara. C'è un che di, ripeto, prudente, saggio e forse anche rinunciatario. Io credo che, ecco, riprendendo quell'invito a ripensare il futuro sulla scorta della tradizione di un nobile passato, forse abbiamo oggi il dovere di essere non prudenti, ma imprudenti, di essere culturalmente, socialmente, politicamente, generosamente imprudenti, e credo che qui ci siano, insomma, tutti gli ingredienti per poter coltivare questa bella virtù civile, quella dell'imprudenza. Buon lavoro a tutti, un saluto caro. Bene, grazie al Presidente della Fondazione Matteotti. Chiederei a Gianfranco, a Luigi Iorio, il coordinatore della segreteria del Partito Socialista, di onorarci di una sua... L'onore sarebbe troppo. Ecco, Luigi Iorio... Ve lo presento. Luigi inizia attività politica nonostante la sua età, giovane, quasi giovane, come segretario nazionale dei giovani socialisti e presidente dell'Assemblea nazionale del Forum Giovani, membro della commissione di controllo dell'ECOSI, che è la Federazione dei Giovani Socialisti Europei, oggi è il coordinatore nazionale della segreteria del Partito Socialista. Luigi è da sempre socialista, mai titubante, e proprio per questo vorrei che tu ci lasciassi una riflessione di carattere generale rispetto al socialismo italiano in rapporto al socialismo europeo, dove i socialisti governano anche in molte delle capitali europee, oltre che negli stati. In Italia che succede? Grazie Liva. Intanto un saluto a tutti e un buon lavoro ai neodirettori. In questo plurale lo dico al maschile, i neodirettori Giada Fazzalari, compagni Fazzalari e Livio Valvano. Vedevo prima Roberto Speranza, che è stato vicepresidente in quegli anni dell'ECOSI, proprio che hai citato tu, l'Organizzazione Europea dei Giovani Socialisti. Ma intanto, venendo alla tua domanda, la cosa un po' particolare che accade in Italia è che molto spesso quando in Spagna, in Portogallo, in Germania e in altri paesi europei i socialisti, i socialdemocratici vincono le elezioni, tutti i maggiori leader o i maggiori autorevoli esponenti di partito osannano le ricette e i programmi che hanno fatto vincere appunto le elezioni. Mi rivolgo al programma dell'SPD in Germania, alla seconda vittoria portoghese dei socialisti e anche a Pedro Sanchez. Però poi quando cerchiamo di mutuare quei programmi in Italia, ecco che cominciamo a capire che abbiamo sempre poco coraggio, perché in Portogallo si fa una lotta senza frontiere all'evasione, in Germania si parla e si vince chiedendo tassazione sui grandi patrimoni, in Spagna, e questo va oltre anche la discussione che sto ascoltando in questi giorni all'interno del Partito Democratico per la segreteria, va oltre il concetto di neoliberismo e liberismo. La Spagna ha fatto una cosa semplicemente fantastica che si può fare anche domani in Italia: ha assunto oltre 400.000 precari della pubblica amministrazione. Ecco, quindi, venendo alla tua domanda, Livio, quello che accade in molti paesi europei
fa sì che i socialisti e la sinistra vincono le elezioni. In Italia io vedo spesso la paura di portare avanti determinate battaglie. Noi abbiamo già avuto una sconfitta sonora e un campanello d'allarme, che è stata quella del 2018. Personalmente io penso che nel 2018 sia finita la Seconda Repubblica. Vinsero delle forze politiche populiste, delle forze politiche che fecero illudere i cittadini che qualcosa potesse cambiare, perché quando c'è povertà, quando c'è paura per il futuro, il vento che si soffia dei populisti fa sempre vincere le elezioni. È chiaro che in questi anni poi quelle forze populiste sono scese nei consensi e diminuiti nei sondaggi, perché governare ormai in tutto il mondo porta sempre delle difficoltà. Io credo che oggi sia la festa dell'Avanti e va ricordato comunque questo giornale che è stato sempre la bandiera della libertà, il verbo dei socialisti. Però secondo me possiamo lasciare a questo dibattito due riflessioni. Quello che è accaduto è quello che dovremmo mettere in campo affinché qualcosa cambi. In questi anni, secondo il mio parere, la sinistra ha fatto dei passi indietro. Tutti noi abbiamo creduto in una terza via che veniva da lontano, bleriana, che per vincere le elezioni si doveva guardare sempre al centro, che la globalizzazione potesse essere un motore di cambiamento e di ricchezza. Io ricordo sempre il libro di Ugo Intini dei primi anni 2000, la politica globalizzata, è giusto il titolo, Ugo? Globale. Ecco, quando io lessi quel libro, dissi, vabbè, Ugo è un visionario. E invece poi tutto quello che ho letto in quel libro è accaduto, perché la globalizzazione, così come è stata gestita dalla sinistra, ha portato non solo benessere, ma difficoltà e povertà, perché negli anni il pacchetto Treu, invece di immettere nel mercato del lavoro nuovi posti di lavoro e aumento di ricchezza, ha portato molta deflagrazione di quel mercato del lavoro e quindi precarietà, difficoltà ad arrivare a fine mese. Quindi diciamo che tanti errori sono stati fatti in questi anni, e a cominciare dalla sinistra. Noi giovani socialisti a un certo punto leggevamo un libro di Giavazzi e Alesina che il liberismo era di sinistra, quindi facciamo tutti un mea culpa, diciamo. Ora penso che le proposte debbano essere messe in campo dovranno essere certe, con una direzione ben precisa. Innanzitutto, vedo Andrea Orlando, noi dobbiamo cercare di costruire un centrosinistra plurale. Noi abbiamo vinto le elezioni l'ultima volta con l'Ulivo. Ora, sarà Andrea un caso, ma da quando è nato il Partito Democratico nel 2007, diciamo, il centrosinistra non è esistito più. Veltroni aveva concepito una grossa macchina da guerra, che era però quella d'Occhetto, e diciamo il centrosinistra è diventato sempre più debole, e quando poi abbiamo vinto le elezioni con Bersani, diciamo, l'abbiamo pareggiato. Quindi il primo obiettivo, secondo me, è costruire una coalizione plurale, ma perché più ci sono dei partiti che possono far crescere una coalizione, e più forse nelle prossime elezioni potremmo dire la nostra e cominciare nuovamente a governare questo paese. E soprattutto cercare tutti insieme di, in questi anni che ci vedranno all'opposizione, tutti insieme uniti, di combattere un governo di destra, perché come sapete in Europa, ma soprattutto in Italia, la destra è forte con i deboli e debole con i forti, come sempre. E quindi il nostro impegno è essere tutti uniti, noi siamo una forza extraparlamentare, tutti uniti a fare opposizione a questo governo. Una cosa, e davvero concludo, un'iniziativa che si potrebbe prendere abbastanza politicista, che magari interessa poco ai cittadini, è la legge elettorale. Perché non è più possibile parlare di questa legge elettorale prima delle elezioni, e non è più possibile che subito dopo le elezioni chi l'ha contestata non ne parli più.
secondo me è il momento pure di riaprire il dibattito su questa legge elettorale che non permette ai cittadini di decidere i propri rappresentanti da portare in Parlamento. Io veramente concludo per non allungare il dibattito perché vedo tanti ospiti. Ancora grazie al partito che tra mille difficoltà permette di tenere aperti, se così si può dire, due redazioni. La redazione dell'Avanti Online, come diceva Livio, è fatta da collaboratori, e far andare in edicola, e non è poco, l'Avanti della Domenica insieme al Riformista. È una cosa importante di cui ne andiamo fieri, e l'augurio è che l'anno prossimo ci si possa di nuovo rincontrare per festeggiare nuovamente la festa dell'Avanti con i direttori dell'Avanti Online e l'Avanti la Domenica, con il nostro segretario e la nostra comunità che, seppur piccola e seppur in difficoltà, con l'orgoglio di sempre va avanti e non smetteremo mai di essere socialisti in Italia e in Europa. Grazie. Grazie a Luigi Iorio. Pregherei Andrea Orlando di raggiungere il pulpito. Andrea Orlando è deputato alla quinta legislatura, dal 2006 sempre nelle file del Partito Democratico, la componente più a sinistra. Egli proviene dai DS, prima ancora dal PDS, ha svolto importanti incarichi istituzionali, di recente quello di Ministro della Giustizia tra il 2014 e il 2018 e Ministro del Lavoro dal 2021 alla fine della legislatura. Ecco, prima il coordinatore Luigi in qualche modo l'ha chiamata in causa, no? Abbiamo visto anche delle dichiarazioni sulla stampa nelle scorse settimane, in vista di questa fase che attraversa il Partito Democratico, anche delle parole molto nette da lei espresse, se non ricordo male, insomma, tese a richiamare una ricerca, un recupero di identità nella direzione socialista. Ecco, ma davvero secondo lei il PD può andare in quella direzione, al di là dei desideri e delle giusti punti di vista come il suo, che all'interno del PD ci sono? Davvero può andare in quella direzione? Buongiorno a tutti, intanto grazie per questo invito e che mi fa molto piacere, e grazie anche per questa domanda che si lega anche al tributo che dobbiamo all'eredità che sta nel nome della testata che oggi viene ricordata e viene celebrata. Io penso, per andare subito alla domanda, che non ci sia altra strada, ma non lo dico per una ragione, come dire, di rivendicazione di una tradizione che, tra l'altro, se rivendicassi eccessivamente farei in qualche modo torto alla storia, perché io vengo da una tradizione che può ascriversi soltanto in senso molto lato al socialismo. È una tradizione diversa che ha preso un'altra strada in una fase dello sviluppo della sinistra in Italia. Ma credo che lo stato delle cose, diciamo, per come il quadro politico si è venuto a definire, spinga in quella direzione. Anche se uno non fosse socialista, deve fare una ricognizione molto semplice, diciamo così. Una ricognizione che forse assomiglia un po' a quella che fece Mitterrand alla nascita del Partito Socialista francese, che vorrei ricordare nacque dalla convergenza di formazioni politiche anche che non si richiamavano al socialismo. Oggi noi abbiamo la nostra sinistra, se la vogliamo definire così, ma insomma per farla corta, perché non vorrei portare via troppo tempo, una forza comunque che si pone su posizioni più radicali, populiste, tratti demagogici, tutto quello che sappiamo. E poi abbiamo una forza alla nostra destra che è una forza in qualche modo che aspira ad essere una forza compiutamente liberale.
lo spazio politico che è rimasto, diciamo così, è questo. E se si vuole rispondere alle OPA che in qualche modo si sono determinate sul Partito Democratico, io credo che bisogna presidiare questo campo in qualche modo interpretando fino in fondo il ruolo che ci è dato da essere i soci, diciamo, del Partito del Socialismo Europeo a livello europeo. Ma questa potrebbe sembrare una, come dire, una risposta esclusivamente utilitaristica, perché io penso che questa sia la strada e in qualche modo questa sia anche, diciamo così, una seconda occasione da non mancare. Perché se ci pensiamo bene, il progetto del Partito Democratico, cioè la convergenza delle tradizioni liberale e progressista, della tradizione di derivazione più spiccatamente marxista, del cristianesimo di ispirazione sociale, in Europa si è realizzata con la nascita e lo sviluppo dei partiti socialdemocratici. Se noi guardiamo alla storia dell'SPD, questo è. Se noi guardiamo alla storia dei laburisti inglesi, di questo stiamo parlando. Se noi guardiamo, come dicevo, alla storia del Partito Socialista francese, di questo stiamo parlando se pensiamo che Delors era un cattolico di sinistra. Perché io credo, diciamo, che non possiamo mancare la seconda volta l'occasione? Perché la nascita del Partito Democratico doveva, come dire, avere l'ambizione di realizzare questa fusione, ma gli mancava un ingrediente, cioè il contributo della cultura socialista, che era stata sostanzialmente rimossa, per ragioni contingenti, storiche, più o meno giustificate, possiamo discutere, ma fatto sta che, diciamo così, l'asse sul quale era più naturale far convergere queste culture politiche non c'era, o comunque aveva un ruolo e un peso molto esiguo. E questo io credo sia un errore da non compiere una seconda volta. In questo devo dire naturalmente che nel frattempo la parola socialista ha anche cambiato in qualche modo ulteriormente la sua coloritura. Perché? Perché oggi nel mondo, finita, diciamo, quella che in tutto il mondo viene definita, è stata definita, diciamo, l'ondata, l'egemonia neoliberale, tutti coloro che non ci si riconoscono si definiscono genericamente socialisti. Succede alla sinistra del Partito Democratico, succede a molti movimenti dell'America Latina, anche quelli che non derivano dalla storia dell'Internazionale Socialista, alcuni anche con forti venature populiste. Succede a forze che genericamente anche in Europa in questo momento incominciano, diciamo così, a muovere una contestazione a un'ideologia che ha fatto del mercato in qualche modo il punto di riferimento unico. Cose anche diverse tra di loro, che però possono convergere in un campo di elaborazione, di riflessione che io credo possa essere definito, sempre con approssimazioni, manca sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa in più nelle definizioni che si danno, però che può essere definito il campo, diciamo, di una ricerca socialista. Cosa penso, diciamo, che da questa tradizione oggi possiamo ancora attingere? Sicuramente, diciamo così, il rifiuto di qualunque totalitarismo, di qualunque forma di prevaricazione. Però se proprio andiamo a vedere i fondamentali, perché si definiscono socialisti questi giovani, che negli Stati Uniti, un termine che negli Stati Uniti era stato messo al bando? Perché in fondo nel socialismo, diciamo così, si sono costruiti gli strumenti fondamentali per provare a civilizzare e a temperare il capitalismo. Il ruolo dello Stato, la presenza dello Stato in economia, che è stato un tabù e che oggi non lo dovrebbe più essere, non per la nostra discussione, ma per il semplice fatto che oggi lo Stato non è mai stato così tanto presente come negli ultimi 3-4 anni. Se pensiamo al piano di Biden, se pensiamo al nostro PNRR, se pensiamo al fatto che Macron, che non sta dentro questo campo, decide di nazionalizzare la principale azienda di Stato dell'energia, come aveva fatto peraltro il primo centrosinistra nel nostro paese. Ci rendiamo conto che è una discussione totalmente provinciale quella che mette in questione se ci debba essere
o meno un intervento pubblico, perché in un'epoca di deglobalizzazione è del tutto evidente che questi processi possano essere guidati soltanto attraverso una più forte capacità di regolamentazione e di presenza pubblica. Ma non c'è solo questo, perché uno dei limiti anche del socialismo democratico è stato quello, diciamo così, di vedere troppo spesso soltanto nello Stato la leva attraverso la quale provare a temperare, diciamo così, i limiti del mercato. In verità, se guardiamo la tradizione italiana in particolare, ci rendiamo conto che sin dalle sue origini l'armamentario è più articolato. Quando noi oggi parliamo di privato sociale o di terzo settore, in fondo parliamo di qualcosa di simile, diciamo così, al socialismo municipalistico e cooperativo, che è stato uno dei filoni sul quale si è sviluppato il pensiero socialista nel nostro paese. Quando pensiamo, diciamo, a moderne relazioni industriali, non possiamo che rivolgere l'attenzione al fatto che il socialismo nasce come tutt'uno con la crescita della rappresentanza sindacale nel nostro paese, almeno di una parte importante della rappresentanza sindacale nel nostro paese. Quindi non c'è niente che il passato ci regala, diciamo, e che possiamo utilizzare tout court. Però ci sono molti spunti, secondo me, che hanno riacquistato improvvisamente un'attualità, nel momento in cui, come dire, la fiducia nell'idea che il mercato risolvesse da solo tutte le sue contraddizioni è scesa significativamente, alla luce dei dati di fatto. Anche qui non c'è nessuna, come dire, venatura ideologica. Abbiamo un globo messo, a proposito, sentivo prima richiamare il libro di Intini, che anch'io a suo tempo ho letto, e devo dire, ci ho ripensato diverse volte nel corso di questi anni, perché quando lo ha scritto, diciamo, la temperie neoliberale era anche molto forte nella sinistra europea, non soltanto in quella italiana. Ma la questione che noi oggi dobbiamo provare a mettere al centro dell'attenzione, anche per non regalare a forze demagogiche populiste, diciamo, la rappresentanza di un grido di dolore, è quello del tema della lotta alle diseguaglianze sociali, che evidentemente questo modello economico non risolve da solo. Ora, questo significa che lo dobbiamo buttare via, significa che lo dobbiamo, diciamo così, che gli dobbiamo contrapporre un'alternativa di sistema? No, significa semplicemente che dobbiamo recuperare degli strumenti di cui ci siamo privati, attraverso i quali provare a, per esempio, incidere più significativamente sulle diseguaglianze. Se è vero, come è vero, che i salari reali, lo dice oggi l'Istat, nell'arco degli ultimi 10 anni hanno perso più del 10%, alla luce anche dell'impatto dell'inflazione, è evidente che ci troviamo in una situazione nella quale, come dire, senza interventi, senza strumenti di riequilibrio, noi rischiamo di avere una crescita di diseguaglianze enorme, che mette a repentaglio poi la democrazia stessa. E questo io penso sia il punto su cui sarebbe necessario confrontarsi. Per chi è socialista e per chi non è socialista, ma può vedere, diciamo così, nella riflessione che si può realizzare in questo campo, un'occasione anche di rigenerazione politica, è una risposta alla crisi della sinistra. Io penso che questo sia il terreno, senza che nessuno abbia, naturalmente questo impone un tema, e concludo e ringrazio ancora per il tempo che mi è stato concesso, come dire, che nessuno in qualche modo consideri il termine socialista come un patrimonio indisponibile, oppure un patrimonio che si può utilizzare portandolo in qualunque parte dello schieramento politico. Ecco, ci sono due aspetti: riconoscere il fatto che si è sottovalutata la tradizione del socialismo è un passo, e riconoscere che la tradizione del socialismo non appartiene soltanto, perché oggi ha potenzialmente una forza che può, diciamo, riguardare anche altri, non appartiene soltanto a chi viene da quella tradizione politica. Credo che se ci sono questi due, diciamo, presupposti, l'attualità di questa eredità può essere davvero particolarmente feconda. Grazie. Grazie. Grazie Andrea Orlando. Bene, e a questo punto vorrei chiedere a Gianfranco Schietroma
socialista, socialista democratico da sempre, è stato deputato, parlamentare, sottosegretario, rappresenta sicuramente la componente socialista democratica della nostra grande, grande famiglia, di accomodarsi, di avvicinarsi al pulpito per anche nella sua funzione non solo di componente fondamentale della segreteria nazionale, ma anche di segretario regionale del Lazio, di raccontarci, di sintetizzarci rispetto, ecco, cogliamo anche l'occasione della presenza di Alessio D'Amato in questa circostanza, di raccontarci come ci si approccia a questo appuntamento elettorale delle regionali del Lazio, che assumono un significato che va un po' oltre l'organizzazione dell'ente regione. Sul piano politico è un appuntamento elettorale importante. Sicuramente ce lo racconterai. Sì, con molto piacere. Innanzitutto io voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per questa giornata fortemente voluta dal nostro giovane segretario nazionale Enzo Maraio, che rappresenta con Luigi Iorio ad altri la nuova generazione di socialisti nella quale noi crediamo profondamente per rilanciare il partito, e con Ugo e con altri, Gerardo, dobbiamo dare una mano proprio per questa nuova stagione di socialisti. Gli auguri migliori a Giada Fazzalari e a Livio Valvano, che sono i due nuovi direttori, una dell'Avanti della Domenica e l'altra dell'Avanti Online. È chiaro che le battaglie socialiste non possono prescindere dall'Avanti, la nostra storia è legata. Rispondo molto volentieri alla tua domanda. Il Lazio è la regione fondamentale. Noi siamo nel centro-sinistra, perché i socialisti, diceva bene Orlando, non è che i socialisti possono stare dappertutto, i socialisti non possono stare a destra, c'è poco da fare. Ecco perché noi, anche quando ci sono rapporti di difficoltà, perché bisogna dirci la verità, bisogna essere sinceri, cioè se noi siamo nel centro-sinistra non possiamo stare, non abbiamo altre politiche, se no ce ne stiamo a casa. E quindi anche quando è difficile il rapporto con gli alleati, come è stato difficile in questi 5 anni nel Lazio, però poi quando c'è il richiamo alle armi, e non possiamo, quando ho saputo, quando abbiamo saputo con Enzo Maraio che il candidato era Alessio D'Amato, che conosco da sempre, oltretutto un uomo di sinistra, mi fa ridere che venga criticato da sinistra, insomma è una cosa un po' che fa sorridere, e ho pensato che dobbiamo fare del tutto in una situazione difficile per proseguire, ecco, il governo del centrosinistra nel Lazio. E quindi abbiamo pensato presentare una lista col simbolo del PSI, perché poi le chiacchiere stanno a zero, cioè per fare politica bisogna fare liste, c'è poco da fare, bisogna mettere le forze in campo, e noi nel Lazio faremo la lista col simbolo del partito. C'è solo un punto interrogativo che scioglieremo domani, perché i radicali ci hanno chiesto di fare la lista con loro, e noi siamo sempre sensibili al rapporto con i radicali, perché abbiamo fatto, perché è una cosa importante, perché può essere anche un arricchimento, ecco, della tua coalizione, Alessio, il fatto che ci siano i radicali siano con noi. Noi abbiamo fatto delle esperienze, la rosa nel pugno, che io ricordo con piacere, è stata una bella esperienza. Quindi domani scioglieremo il nodo, vedremo se questa cosa è possibile, io mi auguro che questo sia possibile, e quindi che ci sia appunto il simbolo del Partito Socialista e il simbolo dei radicali italiani. Perché la lista col simbolo socialista? Ma perché noi vogliamo dare un segnale forte, cioè in un momento in cui in Italia c'è una forte carenza di socialismo, cioè noi che siamo uomini di sinistra lo percepiamo giornalmente, e le diseguaglianze aumentano a dismisura. Siamo a quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta. Rispetto, poi siamo in un paese bloccato, non c'è mobilità sociale. Rispetto
agli anni dello sviluppo economico, mi riferisco agli anni 60, 70, 80, in cui c'era la concreta possibilità per i figli di una di una famiglia non abbiente di progredire rispetto ai genitori. Adesso questa cosa è molto difficile, sì, possono esserci le eccezioni, ma in linea generale questa è una cosa molto difficile. E questi, di questo si devono preoccupare i socialisti. Per questo noi esistiamo, e cioè noi dobbiamo fare in maniera tale che si ritorni, che ci sia effettivamente. Noi dobbiamo dire ai figli: studiate, il merito sarà premiato. E molti se ne vanno dal nostro paese proprio per questo, perché questo non avviene, non ci sono queste prospettive. A ciò si aggiunge la precaria condizione femminile che porta a un decremento della natalità, essendo sempre difficile coniugare il rapporto tra famiglia e lavoro. Ed allora queste elezioni del Lazio avvengono in un momento storico importante, una battaglia importante, poi hanno anche una valenza politica. A me fa piacere, a me piace non solo il candidato, ma piace anche la coalizione. Perché si enfatizza molto il campo largo. In effetti noi veniamo da una storia, da una tradizione, l'Ulivo di Prodi, sempre molto ampio, però la coalizione deve avere anche senso compiuto, cioè non deve essere un'accozzaglia di cose che poi determinano l'ingovernabilità. Tu devi avere una coalizione che ti consenta di governare, che non ci sia quello che vuol fare il primo della classe e ogni volta ti crea il problema. In questo senso, ecco, mi piace questa coalizione, perché è un giusto mix tra tentativo di campo largo e non troppo largo. E questa è una cosa estremamente importante. Che cosa ti chiediamo, caro Alessio? Tu sei un candidato di spessore, un politico raffinato che conosce le cose, hai anche dei meriti, perché bisogna dirlo che tu sei venuto in una situazione in cui c'era un commissariamento della sanità, io me lo ricordo, la cabina di regia, tutti gli sforzi fatti, e situazione difficile, si è usciti dal commissariamento, ti sei trovato a fare l'assessore regionale della sanità in un momento in cui c'era questo mostro, il Covid, e l'hai affrontato molto bene, c'è poco da fare, questo non è che lo diciamo perché siamo tifosi, perché è la verità. Certo, poi non tutto ci piace nella coalizione di centrosinistra, io te l'ho detto poco fa, cioè noi che cosa ti chiediamo? Innanzitutto che tu c'hai l'autorevolezza per poterlo fare, che nel centrosinistra scompaiano questi episodi che non ci fanno buona propaganda. Mi riferisco per esempio all'ultimo dei fatti, questo del legato, che non è stata una cosa, lo dobbiamo ammettere, ma lo dobbiamo dire proprio perché socialisti non sono mai contenti, e siccome so che tu sei sensibile perché sei intervenuto su questo per evitare che la vicenda negativa di Frosinone si propagasse, mi riferisco a queste situazioni di poltronifici che creano una ribellione da parte della gente, questo è un modo per allontanare la gente, e quindi questa è la prima cosa che ti chiediamo, cioè di costruire un nuovo centrosinistra che sia lontano mille miglia da queste cose. Perché fa bene a noi, alla coalizione e anche al Paese, perché riavviciniamo la gente se siamo in grado di dare segnali diversi. Poi ti chiediamo di lavorare affinché ci sia un maggiore equilibrio tra i vari territori della regione, perché, diciamocelo con sincerità, il Consiglio regionale del Lazio attualmente è un secondo Consiglio comunale di Roma, in cui le province esterne, mi riferisco Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, praticamente sono difficilmente toccano palla. E allora è qui che la politica deve intervenire, il politico. E del resto noi questa cosa l'abbiamo pagata anche nei risultati. Se tu vai a vedere le elezioni politiche e anche qualche elezione precedente, mentre il centrosinistra su Roma sembra avere meno difficoltà e spesso vince, nelle province questo consenso non c'è. Perché addebitano al centrosinistra, che ha quasi sempre governato la regione, il fatto di aver un po' trascurato questi territori, che sono territori importanti.
se pensi che già le province di Frosinone e di Latina insieme fanno 1 milione di abitanti, noi abbiamo il Molise che ha 300.000 abitanti ed è regione autonoma, voglio dire. Ma io sono sicuro che tu, che sei un osservatore attento a queste cose, sarai particolarmente puntuale nell'affrontarlo. L'altra cosa che ti chiediamo è che si lavori ad una politica ecosocialista e che si traduca in cose concrete. Per esempio, in una società in cui il clima è cambiato, ormai noi abbiamo delle stagioni che sono completamente diverse, sappiamo che ormai in un'ora ti può fare la pioggia che veniva, la quantità di pioggia che prima veniva in 6 mesi, ma è possibile che questo paese rimanga completamente senza manutenzione? Questo è un paese senza manutenzione, è un paese, poi ci accorgiamo di queste cose soltanto quando ci sono le disgrazie, e no, bisogna pensarci prima, la prevenzione. Ma è possibile che non si può fare un piano? Io ritengo che lo si dovrebbe fare a livello nazionale, un piano di investimenti sulla manutenzione del territorio, e per territorio intendo anche gli alberi. Gli alberi, quanti danni fanno gli alberi? Hanno ammazzato anche delle persone. I corsi d'acqua, ormai con la crisi dell'agricoltura, i contadini non rifanno più i fossi come facevano prima, ma i corsi d'acqua sono totalmente senza manutenzione. I ponti, le strade, gli edifici pubblici. Senza contare che questo è un discorso che va fatto e porta pure posti di lavoro, perché questa è una cosa essenziale per mettere in sicurezza le persone, perché qui si rischia, quando ci sono questi improvvisi, perché poi sono improvvisi nubifragi, si, oltre a rischiare la vita, ma c'è anche appunto una continua situazione di sofferenza del territorio. L'altra cosa che ti chiediamo è di pensare anche a un nuovo patto per il mondo del lavoro che favorisca l'inserimento delle forze giovanili anche mediante la creazione di figure professionali nuove, e anche il problema dell'inserimento delle donne. Per esempio si potrebbe pensare ad incentivi o contributi regionali alle aziende per estendere il part-time, questo potrebbe favorire le donne nell'ingresso nel mondo del lavoro. E poi c'è, l'ho accennato prima, il problema della sanità, è stato superato con successo il periodo di commissariamento. I socialisti, abbiamo fatto una discussione, poi i socialisti piace discutere, ritengono che a questo punto, superato appunto questo periodo di commissariamento, si possa tornare a investire nel pubblico. Noi siamo per la sanità pubblica, siamo come siamo per la scuola pubblica, ci facemmo una, Gerardo lo ricorda, una campagna per le politiche, c'era Boselli, scuola pubblica, scuola pubblica, scuola pubblica. Ma la sanità, io credo che ci sia la necessità di potenziare le strutture ospedaliere a Roma e nelle province. I compagni, io sono l'autore di una proposta per riaprire il Forlanini e il San Giacomo. Io non so che cosa tu ne pensi, questa è la nostra proposta, che vengano ricondotti ed inseriti nel sistema sanitario regionale. È una proposta che noi facciamo. Per quanto riguarda le province, poi siccome dovremo fare degli incontri specifici, noi abbiamo dei candidati che sono amministratori sul territorio, potranno darti alcune indicazioni proprio in questo senso, di non far sentire le province cittadini di serie B, quindi avremo modo di approfondire, non voglio adesso dedicare l'uditorio in questa occasione su questa cosa, poi faremo avere anche un programma scritto del nostro contributo sui vari temi che adesso non posso trattare per mancanza di tempo. Quindi noi siamo assolutamente a sostegno della tua candidatura, lo siamo con grande convinzione, riteniamo che contrariamente a quello che dicono molti osservatori la partita sia aperta, perché oltretutto adesso con la definizione del candidato del centrodestra adesso la situazione è anche più chiara. Noi riteniamo che si debba proseguire con un politico alla guida della regione. Noi abbiamo bisogno di grande esperienza, un momento difficile, quindi
e anche la necessità di dare una continuità ad un lavoro, perché poi la regione, io ci sono stato in tempo addietro e so che è una cosa complessa, molto complessa. La cosa più difficile che io ho fatto è proprio fare l'assessore regionale, che è una cosa difficilissima se uno lo vuol fare bene. E quindi noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni perché si possano vincere le elezioni e faremo il massimo per andare appunto a recuperare, perché poi i socialisti possono recuperare anche i voti dall'altra parte. Molta gente, ci sono molti socialisti che possono essere recuperati e riportati nell'alveo del centro-sinistra. Un'ultima cosa ti chiediamo, ma conoscendoti sono convinto che non ci saranno questi problemi. Noi chiediamo che quando il partito ti chiama ci si risponda al telefono. Te lo dico perché purtroppo in questi anni col tuo predecessore, che pure è un amico, un caro compagno a cui vogliamo bene, non sempre questo è avvenuto. Questo io lo dico perché noi, secondo me, c'è bisogno di una guida importante, tu lo sei, però c'è bisogno di una squadra che si senta partecipe. Non perché non vogliamo niente, non dobbiamo chiedere niente, perché ho fatto il discorso contro il poltronificio proprio perché per farti capire come la pensiamo. È chiaro che ci sono i posti di responsabilità, servono, ma non deve essere deve essere quello lo scopo dei nostri incontri. Lo scopo dei nostri incontri deve essere quello di far recuperare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nella politica. E in questo senso io ti faccio i migliori auguri. Sicuro che ci sarà una sorpresa rispetto ai gufi che ci considerano già sconfitti. Io sono convinto che queste elezioni si possono vincere e le vincerai. Tanti auguri. Grazie. Grazie a Gianfranco Schietro. Ma ed ecco Alessio D'Amato, che prego di avvicinarsi. Lui ha incarichi, si è impegnato nell'istituzione regionale del Lazio dal 2005, oggi è l'assessore alla sanità uscente, è candidato designato dal Partito Democratico, ma credo di non sbagliare, spero di non sbagliare, insomma, anche da Azione Italia Viva alle imminenti elezioni regionali, dai socialisti, dai Verdi, qualche perplessità, forse è più di qualche perplessità rispetto a Sinistra Italiana, ma insomma la regione è stata in questo periodo, da assessore alla sanità uscente, l'eccellenza italiana per la gestione della pandemia e lei è stato indubbiamente il protagonista, questo insomma glielo riconoscono tutti. Da assessore alla sanità, insomma, c'è stata una guida forte, determinata e efficace. Il curriculum è quello di un politico a sinistra e che quindi ha la consapevolezza dell'importanza, come dicevamo prima, di questa procedura elettorale importante per la Regione Lazio, ma che evidentemente può avere un significato anche oltre per una serie di ragioni. È prossima all'ufficializzazione della candidatura, ecco, sulla composizione della coalizione è utile fare qualche correzione alla premessa che ho fatto prima, ci può dare delle anticipazioni? Allora, intanto buongiorno, scusatemi per la voce, ma io sto già in campagna elettorale, mi sento a casa, desideravo essere qui in presenza proprio per guardarvi negli occhi, ai cari compagni, alle care compagne socialiste, in un momento importante che è quello del 126esimo anniversario della Fondazione dell'Avanti. In un periodo così complesso, qual è quello attuale, noi abbiamo bisogno di pensieri lunghi, abbiamo bisogno di recuperare anche delle riflessioni importanti. A volte la velocità di un tweet ci fa prendere degli abbagli enormi, scambiamo lucciole per lanterne, individuiamo il leader della sinistra, avvocati del popolo che hanno firmato i peggiori decreti sicurezza in questo paese. Allora c'è una riflessione di fondo,
e la riflessione di fondo non può che partire dalle considerazioni che voi state svolgendo e che a me richiamano una semplice, antica, desueta parola, ma una parola molto importante che è emancipazione, perché poi questo è il percorso della storia che indica un movimento in cui progressivamente le classi sociali acquisiscono maggiore libertà, maggiore autonomia, maggiore anche identità. Questo è stato nella storia della sinistra italiana e questo è quello che deve avvenire perché, come veniva ricordato, l'ascensore sociale oramai da molti anni è bloccato nel nostro paese. Il paradosso è che le giovani generazioni hanno in molte occasioni meno possibilità di quante ne hanno avute i loro padri e i loro antenati. Ve lo dico, io sono molto attaccato a una figura della mia famiglia, che è una donna, mia nonna, che non c'è più, che era analfabeta, era una contadina analfabeta, però ha sempre, diciamo, trainato la famiglia, mia madre, mio padre, artigiano, un artigiano socialista che ho perso a 14 anni, e mia nonna è stata sempre un punto di riferimento. Questo, diciamo, insegna ad andare avanti, no? L'emancipazione. Oggi purtroppo questa questione è una questione che è ferma e si è bloccata. Ecco perché io credo il ruolo che voi svolgete è un ruolo importante e vi faccio veramente i migliori auguri alle redazioni, ai direttori di poter avere grandi successi. Le elezioni nel Lazio. Il Lazio è una grande regione, ha gli stessi abitanti della Danimarca, seconda regione per ricchezza nel paese. Ecco, io credo che il profilo della coalizione che stiamo costruendo è un chiaro profilo riformista, ovvero una rotta che non guarda né ai populismi e né ai sovranismi. Questo è il punto di fondo. Quando qualcuno, ecco, scambiando anche qui lucciole per lanterne, ha coniato questo neologismo del campo largo. Io faccio notare che il campo largo in realtà non è mai stato sottoposto a nessun vaglio elettorale, cioè non c'è stata mai nessuna occasione in cui i cittadini, gli elettori si sono potuti esprimere su questa nuovo conio, diciamo, del campo largo. Ecco perché io lo ritengo sbagliato, ma non perché la tendenza ad ampliare le coalizioni è una tendenza che è nel nostro DNA, ci appartiene, però va fatta con un chiaro baricentro, diciamo, che non può che essere un baricentro riformatore. Noi anche le ultime elezioni del 2018, Schietroma se lo ricorderà, il centrosinistra vinse, seppur di poco, e vinse contro la destra e contro i 5 Stelle, che erano competitor, erano avversari politici. Per cui io sono convinto che noi il 12 e il 13 vinciamo nel Lazio e sono convinto che vinciamo in una grande affermazione anche della lista del Partito Socialista. Mi auguro, se lo deciderete in quel senso, che l'incontro anche con i radicali italiani è un fatto assolutamente positivo. E io credo che sarete parte e siete parte essenziale di questa coalizione. Le proposte che non voglio, diciamo, rubare l'attenzione perché stiamo qui per il 126esimo anniversario, ma siccome sono state dette alcune cose, sulle cose io non solo condivido le considerazioni che faceva Schietroma a nome di una riflessione collettiva che voi avete fatto, che saranno contenute nel programma, anche la questione del Forlanini sta nel programma perché là intendiamo creare la più grande cittadella sanitaria in Europa, perché lì ci sarà, c'è lo Spallanzani, c'è il San Camillo, sul Forlanini c'è un grande progetto di utilizzo nel campo della pediatria, per cui sarà una grande cittadella sanitaria al servizio della comunità regionale. Così come le altre questioni che voi avete detto. Circa il tema dei territori, ecco, io qua posso già dire una cosa, che nel nuovo governo regionale tutte le province saranno rappresentate. Poi decideremo ovviamente assieme, in base
anche ai pesi, in base alle competenze, in base al genere, alle designazioni, ma questo sarà un elemento assolutamente importante, per cui ci aspettano dei giorni intensi, perché voteremo tra 8 settimane di fatto, ma io sono fortemente convinto che non solo noi vinciamo, ma queste elezioni potrebbero avere e esercitare un'influenza importante anche a livello nazionale, perché significa che c'è ancora uno spazio di politiche di governo riformiste contro i sovranisti e contro i populisti, che fanno operazioni di marketing. Io quando sento l'avvocato del popolo parlare di Berlinguer, a me mi vengono le bolle sulle braccia. Ma dove stava l'avvocato del popolo quando si lottava assieme a Berlinguer? Ecco perché dico, queste vanno bene per un tweet, per fare diciamo operazioni così, molto veloci, il tempo di una giornata. Invece io penso che questa è la sfida. Pensate che cosa potrebbe accadere il 13 sera quando si annuncia che nel Lazio ha vinto una coalizione riformista e progressista. C'è un cambio di linea a livello nazionale, e significa che questa coalizione ha e può esprimere, esercitare ancora una capacità di governo molto forte contro i sovranisti e contro i populisti. Ecco perché io sono felice di essere qui e mi impegnerò con tutte le mie energie in questa campagna elettorale. Grazie. D'Amato, volevo cogliere l'occasione per una domanda breve. Prego. Cogliere la sua occasione per l'esperienza che ha avuto e quella che noi ci auguriamo avrà, velocemente una battuta. Il Lazio è stata una eccellenza nella gestione del Covid. In poche parole, siccome è un tema su cui i socialisti insomma discutono, quello del modello della sanità, il Lazio è stata un'eccellenza anche più in avanti rispetto alla sanità lombarda, per esempio, e a molte altre regioni, purtroppo nella gestione del Covid. L'idea da gestore in prima linea come assessore alla sanità di estendere questo modello e quindi di pensare a una diversa architettura del sistema sanitario nazionale, meno regionalizzato e quindi troppo differenziato nelle varie regioni. Qual è la sua opinione? Poche battute, non voglio impegnare. No, ci mancherebbe. Però l'occasione è ghiotta. Lo faccio molto volentieri. Noi sul contrasto al Covid abbiamo ricevuto tanti attestati di stima, sia a livello nazionale che a livello europeo. Ricordo l'attuale ministro degli esteri tedesco che, venendo qui a Roma a visitare un nostro hub vaccinale, ha dichiarato di voler apprendere le modalità, e detto ovviamente da un tedesco, detto da un ministro degli esteri, questo ci riempie di grande orgoglio. Ecco, e il modello qual è stato? È stato quello di una forte sinergia, un lavoro di squadra, superare i silos e canne d'organo, lavorare con trasversalismi, catene corte di comando, verificare puntualmente ciò che andava corretto, e credo che questo ha portato una grande attenzione e soprattutto il coinvolgimento dei territori. Io penso che su grandi questioni, quali sono le questioni della scuola, quali sono le questioni della sanità, ci deve essere una organizzazione, una cornice che sia una cornice di livello nazionale. Questo è quello che, perché oggi il rischio, anche con le riforme che vedo, pseudo riforme che vedo presentare, e peraltro mi permetto di dire anche con delle modalità diciamo abbastanza ambigue, perché non è che si può con dei DPCM pensare di stravolgere l'impianto costituzionale, e anche con delle discussioni regione su regione fatte in maniera singola. No, io credo che qui c'è bisogno di una grande discussione. Sulla sanità, lasciatemi dire questo, è un campo, poi io mi appassiono sulle cose, sono anni che il nostro paese investe meno degli altri nel sistema sanitario, meno degli altri paesi europei. Noi investiamo circa 2 punti di PIL in meno rispetto a Francia e Germania, e questo diciamo è una situazione che non è più sostenibile, peraltro in un paese che invecchia più di altri. Noi abbiamo un indice di vecchiaia che è il secondo al mondo, nella nostra regione abbiamo 2000 ultracentenari,
prima quando c'era un ultracentenario Gianfranco si faceva la foto sul giornale, la banda, no? Adesso ce ne abbiamo 2000, no? Per dire, questo cambia, cioè cambia le esigenze e soprattutto c'è bisogno anche di investire di più. Allora forse qui va fatta qualche riflessione sull'importanza del nostro sistema sanitario, una riflessione anche di come, diciamo, lo supportiamo. Noi comunque abbiamo un tasso, ad esempio, di infermieri che è tra il quart'ultimo al mondo, rispetto al 6.3 ogni 1000 abitanti, rispetto all'11 della Francia, a 14 della Germania. Un medico italiano è pagato 30.000 euro lordi in meno di uno spagnolo. Lasciamo stare Francia, Germania e Inghilterra, il confronto proprio non c'è. Ecco, allora, queste sono questioni concrete. A me la cosa, e concludo veramente, non voglio abusare, che mi lascia perplesso è che mi aspettavo, dopo la più grande emergenza sanitaria di questo secolo, che è stata ed è la pandemia, mi aspettavo da parte del governo che ci fosse, diciamo, una manovra che guardasse con grande attenzione al tema del servizio sanitario. In realtà le risorse che sono state messe a disposizione non sono sufficienti neanche a coprire i costi energetici e dell'inflazione. Questo poi è la realtà, diciamo, nuda e cruda. Ecco perché c'è tanto spazio e in questo spazio il Lazio vuole fare la sua parte. Grazie. 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 Grazie Alessio D'Amato, e vorrei invitare a parlare il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Piero De Luca, e chiedergli due cose, due sollecitazioni. Se è possibile, come diceva D'Amato poco fa, creare una coalizione di centrosinistra con un baricentro riformatore, come diceva lui, e poi, siccome sappiamo che si è impegnato alla Camera con la manovra, il segretario del PSI poco fa, insomma Raio, diceva: una cosa è la campagna elettorale, una cosa è trovarsi al governo del paese. Il governo Meloni ha dimostrato, con il dietrofront sul POS e non solo su altri provvedimenti economici, di aver tradito le promesse fatte agli italiani. Qual è lo stato dell'arte dell'opposizione? Grazie mille innanzitutto per l'invito a questa iniziativa molto importante che prova a far ripartire un dibattito sul senso e sulla funzione stessa, mi pare di capire un po' la mia opinione, del centro-sinistra nel nostro paese. Viviamo una fase di oggettiva difficoltà che dovremo avere la capacità di interpretare al meglio per rilanciarci e poter aspirare di nuovo ad avere un ruolo di guida, di governo di questo paese. E però se non ci mettiamo in marcia e non cambiamo rotta, questa ambizione rischia di non riuscire a concretizzarsi, e allora credo che momenti come questi siano decisivi. Io condivido quello che stavo detto, la gran parte delle cose che ho ascoltato finora, il senso della sinistra storicamente, il centro-sinistra è quello di provare a dare un contributo per riequilibrare i divari, le diseguaglianze sociali, economiche, territoriali, di genere delle nostre società. Questo è tradizionalmente, credo, il senso e l'obiettivo di un centro-sinistra e della sinistra nel mondo e in particolare nel nostro paese. Assicurare a tutti, quando si parlava di ascensore sociale, di emancipazione, che cosa vuol dire? Vuol dire assicurare a tutti, a chiunque, a prescindere dalle origini, dalle condizioni familiari, dalle condizioni territoriali, di poter beneficiare, godere delle stesse opportunità, degli stessi diritti, delle stesse tutele, delle stesse garanzie, degli stessi servizi. Questo credo che sia il nostro obiettivo. E l'obiettivo che abbiamo riscontrato l'utilità ancora di più in una fase drammatica di emergenza, ci ricordava prima D'Amato, sanitaria, ma oggi un'emergenza energetica, economica, sociale, è quello di riuscire a dare, secondo me, una parola di cui troppo poco si parla, soprattutto nel nostro campo, è dare sicurezza, quella sicurezza sanitaria, sicurezza sociale, sicurezza economica. Noi dobbiamo essere in grado di trasformare quelle paure che la destra alimenta, su cui specula la destra, in serenità, in capacità di poter offrire risposte che diano sicurezza, diano certezze, diano pari opportunità a tutti. Questo è quello che noi dobbiamo ritrovare come capacità di comunicazione e come capacità di sintonia anche col paese, perché oggi siamo oggettivamente, dobbiamo dirci, in una fase di difficoltà, di empatia nei confronti del paese reale. Allora io credo che noi abbiamo due strade davanti a noi. La prima è quella di lavorare con determinazione come forze di opposizione. L'opposizione, per tornare a una delle domande, arrivare subito al cuore delle domande che mi hai posto, opposizione a un governo che si sta dimostrando, non da un punto di vista così plastico, numerico, formale, di destra, ma lo sta dimostrando nei fatti.
nelle azioni concrete. Guardate, il primo gesto, quello di far ritornare in corsia i medici non vaccinati, è un gesto che ha un significato non solo, diciamo, operativo, drammatico, di una pericolosità assoluta, ma un significato simbolico che per noi è devastante. L'idea di accedere ai furbetti del vaccino, al negazionismo sanitario, al revisionismo anche sanitario sul Covid, è un qualcosa al quale noi ci dobbiamo opporre con forza. La sanità pubblica, la sanità universale, gratuita, di eccellenza per tutti, deve essere un tema decisivo di battaglia della sinistra e del centrosinistra. Deve essere un punto qualificante del nostro impegno politico, perché è un punto poi di contatto con le persone in carne e ossa, con la gente comune. E queste sono battaglie che noi stiamo facendo anche in questa, a partire da questa manovra di bilancio, a partire da quello che hanno fatto nei primi giorni di governo. Nella loro attuale legge di bilancio c'è una riduzione dei fondi sul sistema sanitario nazionale, c'è una riduzione dei fondi sulle infrastrutture, sulle scuole, sulla cultura, c'è una riduzione dei fondi su quelli che sono gli obiettivi strategici di un paese. Loro hanno una visione completamente diversa. 1 miliardo di euro vengono messi per 11 condoni e tolti a oltre quasi 800.000 persone che non percepiranno più il reddito di cittadinanza a partire da settembre, ma senza trovare un'alternativa reale alle difficoltà, alle fragilità di centinaia di famiglie che saranno coinvolte, senza immaginare dei percorsi di inserimento professionale che riformino il reddito di cittadinanza in senso positivo e virtuoso, non abbandonino chi ha maggiori difficoltà a se stessi. Perché ci stiamo contestando questa manovra con forza, dicendo che è una manovra inefficace, ma soprattutto iniqua e ingiusta? Per queste ragioni. Perché fa cassa sulle spalle dei più fragili e dei più deboli. Ecco, questo è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere e provare a portare avanti. Lo stiamo facendo con una battaglia parlamentare fortissima. Lo stiamo facendo perché riteniamo che siano misure sbagliate da un punto di vista dell'energia. Sono misure che coprono 3 mesi. Dopodiché, da aprile in poi, non sono più coperte le misure per le famiglie e per le imprese. La benzina è aumentata già a dicembre. Dicevano che abbiamo recuperato oggi interventi dell'attuale Premier, che il primo intervento era ridurre le accise sulla benzina. La benzina è aumentata da dicembre. Sulla flat tax che avevano sbandierato in campagna elettorale, il castello, diceva benissimo Enzo, il castello di bugie che hanno costruito in campagna elettorale, si incomincia a sgretolare confrontandosi con la realtà del governo reale. Noi dobbiamo essere in grado di far venire a galla queste enormi contraddizioni. 15% soltanto per le partite IVA aumentate fino a 85.000 euro, che peraltro crea una disparità di trattamento incostituzionale, al limite dell'incostituzionale, con i lavoratori dipendenti, che a parità di retribuzione, anche molto meno, pagano il 40%, il 43% di aliquota. Una cosa inaccettabile da un punto di vista dell'iniquità che crea questa misura. Sulle pensioni, sono 4 milioni di pensionati che non avranno più diritto all'indicizzazione, all'aumento delle pensioni per quota 103 che riguarda nemmeno 50.000 pensionati invece. Cioè, ci sono delle misure assolutamente sbagliate. Nulla sul lavoro, che è il nostro grande tema su cui dovremmo battere. Noi abbiamo chiesto un taglio al cuneo fiscale, di cui parliamo sempre, un altro dei grandi temi di cui noi ci riempiamo la bocca troppo. Vuol dire tagliare finalmente tasse sul lavoro, vuol dire, dobbiamo essere in grado di dirlo in modo più semplice anche noi ai lavoratori dipendenti, vuol dire dare più soldi netti in busta paga. E questo il governo non lo fa, perché conferma semplicemente la misura del governo Draghi. Non c'è nulla sul salario minimo, che è l'altra grande battaglia che dovremmo portare avanti insieme. Noi abbiamo oggi ancora in Italia 4 milioni di lavoratori poveri. Sono lavoratori, ma sono poveri. Cioè vivono in condizioni e ottengono retribuzioni che sono inaccettabili in qualunque paese civile. Allora, queste sono le grandi battaglie che noi dobbiamo fare, opponendoci a una legge di bilancio sbagliata, una legge di bilancio che va a destra e che si aggiunge, permettetemi di dire, a degli interventi che il governo ha fatto finora, che sono pericolosissimi, di un'ambiguità che crea danni al paese. Sul PNRR, noi avremo domani finalmente Fitto in commissione e ci dirà che cosa hanno intesto il PNRR. Guardate, la destra ha votato contro questo piano il 15 luglio 2020, io lo dico sempre. Ha votato contro e come prima battaglia che fa in campagna elettorale, una volta arrivato il governo, propone di riscriverlo, di cestinarlo completamente. Sta giocando sulla pelle del paese e soprattutto, mi permettetemi di dire, sulla pelle del mezzogiorno, che è l'altro grande tema su cui noi dovremmo fare una battaglia forte come sinistra, perché l'idea di un riequilibrio dei divari sociali si accompagna necessariamente al riequilibrio dei divari territoriali che ancora oggi esistono nel nostro paese, e la destra sta dando prova di voler dividere l'Italia, non di volerla unire. Sull'autonomia differenziata e sul PNRR stanno facendo delle proposte, stanno portando avanti delle proposte che sono pericolosissime, che porteranno a spaccare l'Italia, non ad aumentare la coesione, l'unità o la solidarietà, ma a dividere e aumentare i divari. Noi stiamo facendo una battaglia fortissima di opposizione
e siamo convinti che anche col vostro segno politico all'interno e nel Paese noi dovremmo far fare marcia indietro su questi temi al governo, che sono pericolosi per il Paese per come sono stati impostati. Accanto a questi, e mi avvio davvero a concludere, c'è un elemento su cui pure noi dobbiamo porre l'attenzione, che è quella dell'isolamento dell'Italia in Europa. Quando tornano indietro sul PNRR, quando tornano indietro, fanno retromarcia su questo benedetto MES di cui stai sentendo parlare, che diciamo è semplicemente uno strumento di miglioramento di un fondo già esistente, loro non stanno facendo nient'altro che propaganda a rischio di isolarsi e perdere la capacità di riuscire a essere protagonisti su quei tavoli europei dai quali derivano le risposte ai problemi del Paese. E se ne sta rendendo conto la Presidente del Consiglio, la quale anche da un punto di vista comunicativo è arrivata in aula per le comunicazioni in vista del Consiglio, dello scorso Consiglio europeo, e ha fatto un ragionamento, anche lì dovremmo essere in grado di porla di fronte ai fatti concreti e ai fatti compiuti, perché lei ha fatto un discorso che era più europeista di Draghi per certi versi, tornando indietro su tutte quelle che sono le posizioni storiche che loro hanno sostenuto come sovranisti in questi anni, di attacco violento all'Europa. Si sono resi conto oggi che è dall'Europa e solo attraverso una forte presenza del nostro paese in Europa che possiamo arrivare a ottenere le risposte alle emergenze che sono sanitarie, economiche, energetiche, sociali. È bene che abbiano cambiato idea, però ci devono chiedere scusa, dovrebbero anche chiedere scusa per gli attacchi violenti che ci hanno rivolto negli anni passati quando provavamo a ottenere il PNRR o altre risorse o ai vaccini, l'acquisto comune di vaccini in Europa, vi ricordate? Quel 27 dicembre in cui partì in tutta Europa la vaccinazione. Allora, per queste ragioni io credo che noi dobbiamo rilanciare con forza il lavoro di un centrosinistra unito, di un centrosinistra progressista e riformista che non ceda ai populismi, io sono assolutamente d'accordo con D'Amato a questo punto di vista, ma che provi a dare, diciamo, delle risposte e proposte concrete ai problemi delle nostre comunità. E da questo punto di vista, e chiudo davvero, noi abbiamo un congresso che stiamo, non voglio diciamo sottrarmi anche a questo aspetto, so che ne ha parlato anche Andrea, cioè vedo Cecilia, siamo in piena fase congressuale. Io credo, guardate, e anche vedendo quello che voi fate oggi, celebrate il 125esimo anniversario dell'Avanti, io non sono convinto che la soluzione ai problemi del Partito Democratico di oggi, il rilancio del Partito Democratico, venga da una modifica del nome o del simbolo. Non è quello il problema. Noi abbiamo un simbolo che è un patrimonio di valori, di cultura, di militanza. Dobbiamo piuttosto cambiare le politiche, dobbiamo cambiare forse la classe dirigente, dobbiamo cambiare l'approccio ai problemi del Paese, dobbiamo cambiare la nostra militanza e rinnovare la militanza, ritornare a parlare con le persone in carne ed ossa, ascoltarle, capire quali sono le esigenze reali del Paese. Se parliamo di lavoro e poi abbiamo i sindacati che non ci votano in campagna elettorale o si mantengono neutrali, vuol dire che abbiamo parlato di lavoro in modo sbagliato, vuol dire che abbiamo parlato di un lavoro che non esiste più, o di un modello, abbiamo proposto modelli e soluzioni al lavoro che non sono più attuali. Forse abbiamo pagato troppo dei navigator e troppo poco delle partite IVA, perché oggi i veri precari, oltre, voglio dire, alle battaglie che dobbiamo fare sul salario minimo, sul taglio del cuneo fiscale, sulle tutele per i lavoratori dipendenti, toccano anche i lavoratori autonomi, che sono la stragrande maggioranza, soprattutto dei giovani in questo paese, che sono privi di tutele, privi di garanzie, privi di tutele sociali, per la maternità, per le ferie, per le malattie. Allora dobbiamo parlare anche di questo. Dobbiamo, diciamo, modernizzare e aggiornare anche il nostro linguaggio e le nostre battaglie. Allora, da questo punto di vista, io credo che ci vuole un impegno forte per rilanciare il Partito Democratico quale perno di una connessione di centro-sinistra, ma un partito che sia non populista, un partito che sia popolare, un partito che sia ancorato alla terra, ancorato alle persone in carne ed ossa, accanto ai sindaci, accanto agli amministratori, accanto ai nostri militanti. E abbiamo 5 milioni di persone che ci hanno votato alle ultime elezioni, a cui dobbiamo dare delle risposte. La risposta non è smantellare il Partito Democratico, ma è rilanciarlo con forza, rinnovarlo e riuscire anche a mettere in campo un nuovo rapporto di coalizione forte, serio, costruttivo con partiti come il Partito Socialista, che possono consentirci anche di essere più sereni e liberi nel decidere delle alleanze che si fanno sui contenuti di merito, non sulle idee o sulle ipotesi astratte che poi non trovano ancoraggio concreto nella realtà e non ci consentono poi di ottenere risultati alle elezioni politiche. Quindi da questo punto di vista ti ringrazio, vi ringrazio per l'invito, spero e sono convinto che ripartiremo per fare un percorso importante insieme nell'interesse non solo delle nostre forze politiche ma nell'interesse del Paese. Il Paese ha bisogno di un centrosinistra che sia forte e che sia in grado di opporsi a questa destra populista che è dannosa per l'Italia. Grazie.
Grazie, grazie tanti a Piero De Luca, buon lavoro. Piero deve tornare in commissione alla Camera, grazie mille. Vorrei invitare qui a parlare sul palco Gennaro Acquaviva, presidente della Fondazione Socialismo. Tra l'altro Gennaro è anche autore di un libro per il Mulino, Craxi e il ruolo dell'Italia nel sistema internazionale. A Gennaro vorrei chiedere, prima si diceva che c'è spazio politico che la questione socialista oggi può occupare, ma allo stesso tempo la tradizione socialista non appartiene solo a noi. Dove si va? Grazie tante, grazie dell'invito e tanti auguri naturalmente, buon Natale. Io purtroppo devo fare il nonno stamattina, quindi c'è un appuntamento con i nipoti per fare il presepe, quindi all'antica, siamo un po' tradizionalisti, quindi devo andare a casa. Volevo semplicemente, sì, rispondendo anche alla sollecitazione, noi abbiamo un dovere, l'Avanti, il Partito Socialista, Mondo Operaio, la Fondazione Socialismo. Secondo me abbiamo un dovere che è quello non solo di mantenere una tradizione, di ricordarla, di riviverla, di farla vivere a tutti, al massimo possibile di italiani, ma abbiamo anche il dovere di far capire a quanti più possibile dei nostri concittadini, dei nostri vicini, di coloro che hanno bisogno di solidarietà più di noi, di quelli che hanno bisogno di sostegno morale, materiale più di noi, che il socialismo è una radice profonda e importante che può sostenere il rinnovamento dell'Italia, l'andata avanti del nostro paese. Si parla di malinconie, si dice che gli italiani sono diventati malinconici, questo è il centro dell'ultimo rapporto Censis di dicembre. Malinconia vuol dire pessimismo, vuol dire sto a casa, non me ne frego, non faccio altro. Insomma, il socialismo non solo delle nostre origini, ma anche il nostro, il vostro, quello di questi giorni, è un socialismo di iniziativa, di azione, che ha bisogno di far capire innanzitutto ai nostri amici, ai nostri colleghi. Ho sentito 3 interventi e nessuno ha parlato di socialismo, si parla di riformismo come se fossimo con dei sinonimi, è anche colpa nostra se non se ne è parlato, non se ne parla, per amor di Dio, colpa di noi vecchietti oltre che di voi più giovani, quindi non è che sto dicendo che non ci sono delle ragioni, ma queste ragioni sono legate però a un assoluto bisogno di tornare non al passato, ma a ricordare a chi vuol far politica, a chi vuol dare cioè qualcosa agli altri, non per se stesso, della sua intelligenza, della propria passione, della propria competenza, che senza radici, senza cultura profonda, senza esperienza storica, non si fa nulla. Questo è stato l'errore drammatico del dopo Tangentopoli, che ha creato le condizioni del presente, che ha estromesso, diciamo, dall'attività e dall'iniziativa, ha sporcato irrimediabilmente tradizioni e radici, non solo socialiste, ma anche cattolico-sociali, per esempio, tanto per farne un nome, e però cioè dei due filoni fondamentali della radice possibile del riformismo e del rinnovamento italiano. Le due radici che nella seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, sono nate in Italia, perché il socialcristianesimo è nato insieme al socialismo di Turati, alla stessa età, diciamo, e al socialismo di quelli che facevano l'Avanti. Bene, questa cosa va detta e ripetuta, va vissuta, va documentata, va espressa e va, se possibile, diciamo, non solo sbandierata ma anche vissuta, in particolare da voi, dall'Avanti e dal Partito Socialista. Io vi faccio tanti auguri, la Fondazione Socialismo è a vostro fianco, insomma, per quello che vale, non solo perché è un elemento che vuol ricordare la storia, ma anche un elemento che sa che dalla storia ben detta, ben interpretata, ben vissuta, ben ricostruita, si può andare avanti tutti insieme meglio. Auguri. Grazie,
Grazie Gennaro Acquaviva, Presidente della Fondazione Socialismo. C'è in collegamento Pia Locatelli, responsabile esteri del PSI, non so se potete mettere Pia in collegamento, tra l'altro è anche Pia Presidente Onoraria dell'Internazionale Socialiste Donne e riconfermata Vicepresidente dell'Internazionale Socialista al congresso di Madrid di un paio di settimane fa. Pia, benvenuta. Benvenuta Pia. Pia, vorrei chiedere, c'è un archivio, molti non sanno, c'è un archivio digitalizzato del nostro giornale dell'Avanti e con te vorrei ripercorrere, so che non lo conosci molto bene, che hai contribuito a costruire questo archivio insieme a tutti coloro, le associazioni, i movimenti che hanno reso possibile tutto questo e digitalizzato sul sito del Senato, ripercorrere qualche passaggio cruciale del nostro Avanti. Sì, volentieri. Intanto buongiorno a tutti e a tutte. E volevo precisare Giada che non ho dato un contributo alla digitalizzazione e noi dobbiamo questa bellissima iniziativa e avventura, perché non è stata cosa facile, della digitalizzazione dell'Avanti e dell'entrata dell'Avanti nella teca del Senato, della teca digitale del Senato, a Ugo Intini. Io credo che non riusciremo mai a completare il nostro grazie a Ugo. Guardate, l'Avanti è stato un giornale importante nella storia politica italiana ed è stato ovviamente un giornale importante che ha accompagnato la vita del nostro partito, ma senza Ugo avremmo perso tante cose. Io proprio qui, sulla mia sinistra, sulla mia scrivania, come strumento di lavoro e di consultazione mi tengo il libro di Ugo. E lo tengo per dire quanto lo uso, perché mi accompagna, mi fa verificare alcune cose, lo tengo a fianco del mio Oxford Dictionary, altro strumento di consultazione, perché si sta dimenticando la storia e noi possiamo ascoltare, raccontare, capire, studiare la storia d'Italia attraverso l'Avanti, quindi attraverso questo robusto tomo che Ugo ci ha regalato, intitolato Avanti, un giornale, un'epoca, e parla di 100 anni di Avanti, e adesso abbiamo davvero tutti i numeri dell'Avanti al Senato facilmente raggiungibili con una stringa, e abbiamo la redazione, l'Avanti della redazione di Milano, l'Avanti della redazione di Roma, e ho proprio voglia di far conoscere questo strumento, perché si dimentica la storia e senza la storia, senza le radici, non si costruisce il futuro. E quindi ho pensato di dimostrare quanto ci possa essere utile questo strumento, rinnovando per l'ennesima volta il mio grazie a Ugo, mostrando come si può utilizzare questo strumento, e ho voluto scegliere 5 brevi brani riportati dall'Avanti, facendo dei grandi balzi attraverso la nostra storia. E vorrei leggere il primo, come posso dire, editoriale del primo numero dell'Avanti, del 25 dicembre del 1896. Credo sia un articolo di Bissolati, in prima pagina, non firmato, quindi chiaramente del direttore, che è intitolato Il Santo Natale. Ne leggo una breve parte. Il Vangelo attribuito a Luca narra che quando nacque Gesù si intese una voce che diceva «Pace in terra agli uomini di buona volontà». Era una voce la quale, per adoperare un'espressione d'uso giornalistico, meritava conferma e fu poi così esemplarmente smentita che lo stesso figliuolo del falegname di Nazareth morì sulla croce, forca e ghigliottina del tempo, quel reo di sobillazioni degli umili contro gli interessi alleati del trono, dell'altare e dei commendatori d'allora. Come prima, anche dopo fu guerra nel mondo contro gli uomini di buona volontà. La storia è tutta un martirologio. Oggi la volontà buona non è che il volere il bene, il bene di tutti. E questa volontà in nessuno
fu mai così piena e completa come nei socialisti. E questa è stata la partenza dell'Avanti, l'articolo di fondo dell'Avanti del 1896. E allora sono andata a vedere cosa si scriveva sull'Avanti esattamente 20 anni dopo, il 25 dicembre del 1916, e allora il direttore era Filippo Turati. E scriveva Turati sempre in prima pagina, sempre il 25 dicembre, 20 anni dopo. La storia fortunatamente si rinnova. A chi ci chiedesse oggi, festeggiando l'Avanti e il suo 20° anno di vita, a chi chiedesse una dimostrazione della sua ragion d'essere, non sapremmo meglio rispondere che indicando i vuoti della censura. Esiste la proibizione d'un pensiero. Esiste dunque un pensiero e chi pensa? 25 dicembre 1896, 25 dicembre 1916. La storia si rinnova. Allora avevamo i carabinieri sulla porta, oggi li abbiamo in redazione. Buon segno, allora e adesso. Il valore e l'onore del giornale nostro sono nettamente indicati dalle persecuzioni che subimmo e che subiamo. Catene della nostra aurora, catene della nostra ventenna giovinezza. Ed era anche uno stile di scrittura molto elegante, molto bello. E poi ho voluto fare un altro salto, un salto di 30 anni. Sono andata a vedere che cosa scriveva la redazione dell'Avanti di Milano il 26 aprile, non il 25, il 26 aprile del 1945. Milano è insorta e c'è un altro articolo di fondo molto bello intitolato Orgoglio di Lemmi. È nostra questa ora terribile e sublime. Di noi tutti, socialisti, lavoratori, antifascisti, popolo, l'insurrezione di tutta l'Alta Italia, Milano in testa, era nell'aria da settimane e covava da mesi, diremmo da sempre. Nei raduni clandestini, nei comizi, nelle manifestazioni, nei cinema e nei teatri, nei violenti assalti alle sedi fasciste e nei rapidi scontri contro i delinquenti delle varie decime muti e nell'ardito disarmo di militi delle SS, la massa operaia, le formazioni del Corpo Volontari della Libertà, il popolo avevano palesato la loro decisa volontà di lotta. E alla parola d'ordine del nostro partito e all'appello del Comitato di Liberazione Altra Italia e all'incitamento di tutti i partiti e gruppi antifascisti, la popolazione scese su tutte le piazze. Tutta la popolazione, uomini e donne, giovani e vecchi, per liberarci, per riscattare 20 anni di vergogna fascista e 20 mesi di occupazione nazista, per cancellare l'onta di una monarchia vissuta di intrigo e per l'intrigo, per sollecitare l'avviamento ad una vera democrazia organica e progressista. E in questo modo si è scritta la storia, si è poi scritta la storia del primo governo di centrosinistra, e allora sono andata a vedere l'Avanti del 31 dicembre del 1963, in cui si scrive: il PSI porta nel governo gli ideali sociali e democratici della resistenza. C'è il bellissimo articolo, il discorso di Nenni a Roma, che non può essere sintetizzato, ma forse il titolo, il sottotitolo è: la lezione della storia e della realtà ci dà l'idea del contenuto. E poi le raccomandazioni del vice segretario di allora, Brodolini, che parla con orgoglio di questa partecipazione, ma che non si nasconde le difficoltà, ed infatti scrive che i primi momenti saranno molto difficili, soprattutto appunto nella prima fase, problemi ardui e complessi che vanno affrontati con senso di responsabilità, coraggio e fermezza. E l'ultima citazione che voglio fare, l'ultimo ricordo sempre guardando l'Avanti, è stata la ragione che mi ha indotto a scegliere il Partito Socialista. È stata la campagna elettorale, la campagna referendaria per far vincere il no all'abrogazione della legge sul divorzio. Una valanga di no. Abbiamo vinto con il 60%, 59,1% contro il 49%. Ed è stata una battaglia voluta dai socialisti, iniziata dai socialisti, e voglio solo leggere
sempre riportato dall'Avanti, la dichiarazione di quello che ha voluto questa legge che poi hanno tentato di abrogare senza successo. Una dichiarazione di Loris Fortuna a commento della vittoria del no. La vittoria laica dei no non è una vittoria dei laici contro i cattolici, ma una vittoria dell'alleanza tra laici e cattolici democratici contro il connubio dei clericali con i fascisti. È perciò una vittoria della democrazia contro la destra conservatrice. È una vittoria dell'Italia giovane, laica, europea. E consentitemi di dire che è una vittoria socialista. Ecco, io nel 74 ero giovane, laica, europea, socialista. Adesso a quasi 50 anni, dopo 50 anni di tester, dopo quella entusiasmante campagna elettorale, non sono più giovane, ma continuo ad essere laica, europea e socialista e continuo la mia militanza accompagnata dall'Avanti e sostenuta dall'Avanti. Grazie. Grazie, grazie a Piero Catelli per questo prezioso contributo. Vorrei chiamare qui al podio Cecilia D'Elia, della segreteria del Partito Democratico e responsabile politiche per la parità. Senatrice D'Elia, come si arma l'opposizione a questo governo? Grazie, intanto grazie dell'invito. Mi fa molto piacere essere qui per questo compleanno e intervenire dopo l'intervento di Pia Locatelli e la sua storia, la testimonianza è particolarmente emozionante. Noi abbiamo appena iniziato un'opposizione che non è semplice e mi sono proprio chiesta, venendo, che cosa significava questo anniversario dell'Avanti nell'Italia delle destre orgogliose di esserlo, anzi che vivono questa vittoria politica come in qualche modo un'affermazione di una cultura politica che si è sentita messa all'angolo. Si è visto dai primi atti, sia dal decreto del cosiddetto rave, ma sia anche dalla ridenominazione dei ministeri, quella natività prima di pari opportunità, il merito senza inclusione, no, nel nome del Ministero dell'Istruzione, la transizione ecologica che scompare, quindi un'opposizione di cui ha parlato De Luca con fare molto più combattivo del mio, però un'opposizione molto concreta, molto di merito, perché appunto questa manovra ha tutte le pericolosità che si dicevano, strizza gli occhi all'evasore, fa cassa sui poveri, non finanzia scuola, sanità, ma soprattutto io penso anche un'opposizione culturale. E quindi mi sono chiesta da cui si passa oggi, che cosa può significare per noi. E prima di me Acquaviva, ma anche Pia, ha parlato della memoria e di questo nome socialismo, no? Che usiamo poco e che invece è un nome profondamente radicato nella storia di questo paese. E noi che stiamo facendo un congresso costituente, non a caso dopo questa sconfitta, che è una sconfitta più politica che numerica, perché nel paese le opposizioni sono maggioranza, però il tema delle alleanze non fatte è un tema politico, e questa, io penso che è una cultura che al di là anche delle sorti dei partiti è radicata. Ci sono culture che sono state popolari, perché sono state incarnate da partiti popolari, che ritornano, come ritornano nella nostra discussione sui riformismi. E io penso che le culture del movimento operaio, dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese, debbano oggi fortemente interrogarsi, no? Su come si fa opposizione e su come si passa in questa fase al contrattacco rispetto a quello che è successo. E interrogarsi anche però sugli esiti della nostra storia e su che cos'è la politica oggi, perché noi non possiamo non parlare anche di quello che succede nel Parlamento europeo e che riguarda i socialisti, ahimè, e che viene fatto sui diritti dei lavoratori. È uno scandalo all'ennesima potenza, scandaloso per le caratteristiche, ma però anche perché ci dice come noi, la necessità che abbiamo di rifondare la dimensione etica e seria della politica e il suo radicamento nella società e nei bisogni che deve rappresentare. Quindi io penso che
diciamo, questa storia sia un patrimonio anche per affrontare questi passaggi difficili, i passaggi oggi molto moderni anche della lotta alla diseguaglianza che noi dobbiamo fare. E, venendo appunto qui, pensando alla storia dei socialisti, Piero Catelli ha citato la battaglia sul divorzio, ma io dico anche quella per il voto alle donne. È stata una battaglia delle donne socialiste e l'Avanti è stato un giornale di discussione di questo, ma non solo delle donne, penso a Mirabelli, cioè è stata una battaglia dei socialisti in questo paese. E poi il voto ottenuto con la resistenza e con la partecipazione delle donne alla battaglia di resistenza, poi le costituenti, e poi l'applicazione finalmente di quella Costituzione con tutte le resistenze, appunto il divorzio, il nuovo diritto di famiglia. Ma oggi le diseguaglianze, se sono profondamente anche diseguaglianze di genere, metà delle donne di questo paese non lavora e quella metà che lavora ha lavori precari, non pagati, part-time involontari, e quindi una manovra come questa, che pensava il congedo, non si capisce se l'hanno alla fine corretto o meno, il congedo parentale solo per le madri all'80%, e quindi che sancisce quella cosa che comunque il tema della genitorialità e della natalità è una questione di donne e di conciliazione solo delle lavoratrici, in qualche modo fotografa una diseguaglianza e un nodo strutturale di questo paese, cioè le donne fanno la gran parte del lavoro di cura e per questo non lavorano e per questo alla fine non ce la fanno, perché non ci sono servizi, non ci sono congedi paritari, non c'è investimento sul welfare, non riusciamo a fare la legge sulla non autosufficienza, cioè c'è un dato strutturale che va profondamente cambiato, che è una grande ingiustizia nei confronti delle donne di questo paese. Io penso che quindi ci siano battaglie molto importanti, penso a tutto anche il tema della cultura, della manovra col dimensionamento, ma anche togliere il bonus cultura con quella caratteristica universale che ha, proprio perché è un investimento nei giovani e nella loro, come dire, desiderio di fruire della cultura. Ecco, io penso che abbiamo molte battaglie da fare insieme, ma insisto, anche una storia, una cultura politica che appartiene al mondo del lavoro, alle sue soggettività politiche, su cui io penso noi dobbiamo confrontarci e rilanciare oggi, con tutte le trasformazioni che il mondo del lavoro ha avuto, ma io penso che parte ancora da là, e quindi anche questa capacità di guardare al lavoro delle donne, pagato e non pagato, lavoro di cura, lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, ma di partire da lì per pensare all'emancipazione delle persone, no? E inverare oggi l'articolo 3 della Costituzione. E qui tutto ci rimanda a questo, quindi buon compleanno e auguri, grazie. Grazie. Grazie Cecilia D'Elia, che tra l'altro mi ha dato lo spunto per il prossimo intervento, che è quello di Gabriella D'Angelo, che è membro della segreteria del PSI. Diceva Cecilia D'Elia, tra le tante battaglie c'è quella sul voto alle donne. Noi spesso identifichiamo come padre fondatore del nostro partito Filippo Turati, dimenticando troppe volte che in realtà la nostra madre fondatrice fu la dottora dei poveri Anna Kulishoff, che pare qualcuno diceva fosse la vera mente che insomma animava anche le battaglie parlamentari di Filippo Turati. Se questo fosse vero non possiamo saperlo oggi, sicuramente diciamo che anche da questo punto di vista forse bisognerebbe invertire un po' il racconto. E mi rivolgo a Gabriella chiedendo appunto quali sono le battaglie che dalle pagine dell'Avanti sulla questione femminile, sulle conquiste delle donne sono state fatte. Grazie Giada, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione alla celebrazione dei 126 anni dell'Avanti. È un evento che ci riempie di orgoglio e di responsabilità e che preannuncia tutta una serie di momenti dei quali il PSI sarà protagonista già dai primi mesi dell'anno nuovo.
L'Avanti è la storia dell'Italia dal 1896 ad oggi, una storia che da nord a sud della nazione, grazie all'autorevole penna di leader del socialismo italiano e di esponenti prestigiosi di circoli e movimenti di intellettuali, ha contribuito a trasformare le masse di cittadini in persone consapevoli. Molte le battaglie condotte dalle pagine dell'Avanti, dal sostegno al nascente movimento operaio, al contrasto al fascismo, alla scelta repubblicana, alla conquista dei diritti di una società che si evolve e guarda al futuro, ma senza lasciare mai indietro i poveri e i bisognosi. E l'Avanti è anche la storia delle donne vittime di ignoranza e di pregiudizio che hanno combattuto per l'uguaglianza, l'emancipazione, l'autonomia e l'affermazione della propria personalità. Era il 1897 quando il nostro quotidiano, in prima pagina, sotto il titolo La capacità intellettuale della donna, riportò gli studi condotti da uno scienziato russo che concludevano per la uguaglianza, la perfetta uguaglianza della capacità dell'uomo e di quello della donna, mettendo fine, quantomeno dal punto di vista scientifico, alla teoria della disuguaglianza basata sul peso del cervello. E sempre tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, il giornale fu casa di lotte e rivendicazioni di donne socialiste dello spessore, come diceva Giada, di Anna Kuliscioff, per la parità di genere e contro il monopolio del maschio. Proprio lei, Anna, dei socialisti, scriveva: «I socialisti rappresentano un punto sicuro di sostegno di ogni buon diritto e di ogni buona causa delle donne». Buona causa fu la condanna alle forme di violenza domestica che la Kuliscioff sembrò in qualche modo anticipare quando in un suo discorso affermò: «E quante notti del sabato la donna vede l'alba senza andare a letto, fortunata anche se le capita un marito meno male, ma se brutale, prepotente e violento, chi la difende?». Buona causa fu la difesa delle donne vittime del cosiddetto delitto d'onore, quando nel 1897 a Roma venne assolto un giovane che aveva ucciso la sorella perché con il suo comportamento aveva disonorato la famiglia. L'Avanti, rivendicando il diritto di ogni donna di amare, mise sotto accusa il reato d'onore, che fu abrogato però solo nel 1981, anche grazie alle precedenti battaglie di educazione e di informazione condotte da un'altra grande donna socialista, Giuliana Nenni, figlia del leader socialista Pietro. Nelle pagine dell'Avanti c'è politica, civiltà, ma c'è soprattutto umanità. Dalla condanna allo sfruttamento della prostituzione da parte dello Stato all'emancipazione della donna attraverso il lavoro, dalla rivendicazione dell'istruzione femminile al diritto di voto. E proprio sul diritto di voto, sul quotidiano socialista, scrisse Anna Maria Mozzoni, più femminista che socialista in verità, che scrisse: «Non accettate protezioni, ma esigete giustizia». Dopo aver presentato una petizione per il diritto al voto delle donne nel 1906, diritto al voto che fu riconosciuto solo 40 anni dopo. In quella occasione l'edizione quindicinale dell'Avanti, a cura del Centro Femminile Socialista, testimoniò il traguardo raggiunto. E così, in prima pagina, esordì: «Il voto, inizio di nuova responsabilità. Le donne italiane sono in festa, il diritto al voto è stato loro accordato». Il quotidiano socialista, sin dall'inizio del Novecento, si fece fautore e diede impulso alla campagna per l'istituzione del divorzio come rimedio alla fine di un'unione che non era basata sull'amore. Ma la legge, come ci ricordava Pia, fu approvata solo nel 1970 grazie al lavoro di Loris Fortuna, grande socialista. E così come il divorzio, l'Avanti fu a fianco delle associazioni di mutuo soccorso che aiutavano le ragazze madri ed educavano alla maternità consapevole. Avviò una difficile opera di informazione sulla contraccezione, e da qui arriveranno poi tutte le battaglie che sono state di preludio e si concluderanno soltanto nel 1978 con l'approvazione della legge per l'aborto.
L'Avanti è il giornale del progresso, dell'emancipazione civile e sociale delle donne del XX e del XXI secolo, della loro partecipazione alla guida politica del Paese, del raggiungimento dei ruoli apicali sempre osteggiati. Ricordo con commozione Agata Alma Cappiello, la passionaria del PSI di Craxi, che prima da deputata e poi senatrice lavorò alla redazione della legge 10 aprile 1991 numero 125 riguardante l'accesso delle donne al lavoro e poi alla legge cosiddetta sull'imprenditoria femminile, si occupò di adozioni, di affido, della legge dei PACS, del riconoscimento delle coppie omosessuali, autentica paladina dei diritti civili. Ma L'Avanti è anche la rappresentazione della visione europeista e internazionalista della nostra Pia Locatelli, non so se ci sta ancora ascoltando, dirigente del partito e presidente onoraria dell'Internazionale Socialista Donne. Pia ha fatto della questione femminile, dalla parità alla condanna di ogni forma di violenza, alla formazione politica delle donne, una priorità del suo impegno politico e sociale. Nelle numerose battaglie per i diritti delle donne, il giornale socialista ha sempre posto l'attenzione sulla loro grande capacità nell'amministrazione della cosa pubblica, divise, come solo le donne sanno essere, tra metodo e amore. Ma se tanto è stato fatto, non è comunque sufficiente al superamento di un retaggio culturale che solo l'educazione e l'informazione possono ottenere. Ed allora il nostro compito, di noi socialisti e di tutti, non può dirsi esaurito. E perché le nostre figlie, le generazioni che verranno, abbiano la possibilità di un trattamento equo in ogni ambito della vita, L'Avanti, che è stata storia ed è presente, sarà sicuramente futuro. Grazie. Grazie per il bellissimo intervento, Gabriella D'Angelo. Dunque, l'orbita socialista è molto grande. Ci sono movimenti, associazioni che si occupano della causa e del modello socialista, tra questi l'Associazione Socialismo XXI Secolo. Io chiamerei proprio Luigi Ferro, che è il nuovo presidente, tra l'altro neoeletto, dell'associazione. Grazie. Grazie a voi, compagni e compagni. Intanto permettetemi di ringraziare il segretario Maraio per la splendida iniziativa e per averci invitati. Oggi celebriamo L'Avanti, la sua storia, che coincide con la storia del socialismo in Italia, la sua fondazione, che ci riportano inevitabilmente alle radici del socialismo e ai valori del socialismo. I valori di libertà, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, delle pari opportunità e del sapere. È stato uno strumento di lotta, di discussione, di elaborazione politica. La casa del socialismo in Italia. Un giornale libero, aperto, una fabbrica di idee. Ritengo che, ed è quello che è emerso nel corso del dibattito, che dobbiamo ritrovare quello spirito di lotta, di confronto, se vogliamo superare le enormi complessità di questo secolo, dalla sfida tecnologica al lavoro, fino alle questioni ambientali, a quelle legate alla transizione ecologica. Nella nostra società il socialismo si caratterizza, diversamente dal passato, anche come risposta al problematico rapporto tra uomo e natura, una questione globale legata al desiderio umano di un orizzonte, di avere un futuro. Si tradirebbe il socialismo se non avessimo una visione internazionalista della società, come Bissolati, primo storico direttore dell'Avanti, come Filippo Turati, come Carlo Rosselli. Una società sempre più connessa, che ha inevitabilmente globalizzato tutti i contrasti e le contraddizioni sociali del nostro tempo. Una complessità universale che le spinte neoliberiste degli ultimi anni non possono sciogliere. È fallita l'idea o è tramontata l'idea di un mercato capace di risolvere ogni questione, che ha sacrificato i diritti della persona, dei lavoratori, spersonalizzandoli, rendendoli simili a delle macchine. È fallita l'idea di un mondo dove tutto può essere tollerato, anche la distruzione del nostro pianeta. La crisi climatica è un problema mondiale, non più rinviabile,
ma manca la giusta sensibilità politico-sociale per una risposta risolutiva. La guerra, la crisi energetica e dei prezzi, i fenomeni migratori si possono superare solo con interventi e risposte globali. Ed è desolante il dibattito di questo periodo, quel dibattito politico privato della capacità di costruire il futuro senza una visione nazionale ed internazionale della società. Discutere di stato sociale, di ampliamento dei diritti sociali, dei diritti della persona, di tutela dell'ambiente, di lotta al precariato e alle disuguaglianze, non è anacronismo o un esercizio dialettico, è parlare di socialismo. Io credo che dobbiamo recuperare lo spirito che aveva animato l'Avanti fin dalle sue prime uscite, quale strumento di lotta e di elaborazione politica e culturale, quale terreno di confronto. Ma per farlo dobbiamo avere la consapevolezza che i valori del socialismo, che ne costituiscono le radici, ne sono la forza motrice per non disperdere quei tratti identitari che hanno condotto alle grandi conquiste sociali, all'affrancamento da condizioni di lavoro disumane e inaccettabili, all'affermazione dei diritti e delle libertà individuali di uomini e di donne. Un processo culturale necessario per la trasformazione della società, per il suo rinnovamento, per contrastare precarietà e disuguaglianze, per costruire tutti insieme una società più giusta e libera, collocando in un'unica prospettiva ecologia, lavoro e giustizia sociale. Prospettiva oggi minacciata da una destra reazionaria e ultranazionalista. Ma dobbiamo recuperare anche quella capacità, ritengo, di ascolto. Per fare opposizione in Parlamento e nel Paese, ascoltare quel grido di aiuto della società per dare risposta ai piccoli e ai grandi problemi del nostro tempo, con lo sguardo proteso verso il futuro. L'Avanti deve essere questo, fucina di idee, di proposte, strumento di lotta politica e culturale per una trasformazione politica della società e del mondo. Compagni e compagni, io credo che questa sia la via da percorrere per il nostro futuro, per il futuro del nostro Paese, per il futuro del socialismo in Italia. La ritengo questa, per concludere e non sottrarre tempo a chi dovrà intervenire con il suo contributo umano ed idee, la ritengo questa l'unica via maestra, la vera alternativa se vogliamo avere un governo diverso e sconfiggere le destre che in questo momento hanno dato prova di quello che realmente hanno in mente per questo Paese, a cominciare da alcune delle leggi che avete ricordato, che sono in corso di approvazione o comunque di discussione in Parlamento. Di qui si passa. Allora, grazie. Grazie a Ferro dell'Associazione Socialismo. Chiederei a Gaetano Amatruda di avvicinarsi al pulpito per un intervento. Gaetano Amatruda è un giornalista, ma innanzitutto socialista, posso dirlo senza essere smentito, senza dubbio. È giornalista, insomma, esperto di campagne elettorali, ma è stato anche... ha lavorato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insomma è un politico a tutto tondo. E, ho visto, mi ha incuriosito di recente alcuni articoli apparsi, pubblicati sul Riformista, recenti di valutazione e commento sulla attività, anche sulla natura o sulla impostazione dell'azione politica del centrodestra che governa il Paese da poche settimane. Mi ha incuriosito e quindi la rimetto come domanda, perché sembra quasi che ci sia l'idea, diciamo, di un centrodestra che tende verso una politica tipica del centrosinistra o che quantomeno vuole smussare la percezione di una destra estrema, illiberale,
nazionalista, prevaricatrice nei diritti e insensibile alle disuguaglianze. Ma che cosa ci voleva dire con quel pezzo? Qual è la sua sensazione, la sua visione? Innanzitutto grazie Livio, grazie a te, grazie a Giada, naturalmente all'amico Enzo Maraio, a voi tutti, ad una straordinaria comunità che continua con passione, dedizione, impegno, una battaglia storica che io vedo costantemente proiettata nel futuro. Io con alcune riflessioni sul riformista, in maniera ridotta con il pezzo impertinente che dirigo, senza la, naturalmente l'autorevolezza dell'Avanti, senza la storia dell'Avanti, senza la preparazione di tanti compagni, provo a dare un contributo al dibattito nell'area riformista e liberale, quella socialista, riformista e liberale. Ed è un contributo che provo a dare in maniera impertinente, un po' fuori dalle righe, e mi auguro che in maniera più autorevole, in maniera sempre più forte ed energica questa battaglia la faccia l'Avanti. Perché credo che ci siano degli spazi importanti nel prossimo futuro. Credo che la possa fare l'Avanti oltre il perimetro e la comunità del partito. Un partito ha sempre dei vincoli, delle linee strategiche, delle alleanze da dover rispettare. Io credo che un giornale, una comunità di idee, di pensiero, possa e debba spingersi anche oltre. Quindi mi auguro che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, l'Avanti voglia assumere questo ruolo per andare oltre i confini, i perimetri, i recinti che abbiamo nelle rispettive e nelle comunità politiche, per dare un contributo di idee e di proposte. Qua davvero sono sintetico. Io credo che una delle prime, io immagino l'Avanti come il luogo del fermento, del dibattito, come il luogo che si oppone alla deriva populista che in questi anni ha drogato l'opinione pubblica, e in maniera particolare credo che su due battaglie proiettate nel futuro si possa fare questa sfida antipopulista, e in maniera particolare io mi auguro, ne parlerò poi con Livio, con Giada, l'Avanti voglia avviare questa campagna sul finanziamento pubblico ai partiti. Perché guardate, dopo il 92, con la distruzione del finanziamento pubblico ai partiti, unico paese al mondo che ha rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti, abbiamo consegnato le comunità politiche alle lobby. Quando si dice guardiamo all'Europa, nessuno ricorda che in tutti i paesi, con caratteristiche diverse, dalla Francia all'Inghilterra che è uscita, alla Spagna, c'è una forma di finanziamento pubblico ai partiti. Io dico facciamo questa battaglia perché è una battaglia che restituisce dignità alla politica, e a questa aggiungiamoci anche la battaglia per il finanziamento all'editoria. Guardate, non parlo di cose che sono lontane dal mondo, sulla Luna. L'Avanti, che qui oggi celebriamo, è stato protagonista delle più importanti pagine di civiltà di questo paese, ha costruito diritti. Lo ha fatto in maniera minore l'Unità, che però è stata fucina di grandi giornalisti, la discussione. Quindi finanziare e sostenere queste iniziative significa sostenere la politica, significa sostenere la crescita, i diritti. E chiudo. Livio mi diceva di alcune provocazioni. Io credo che l'Avanti debba nelle prossime settimane, mi auguro, il mio è il contributo di chi non ha autorevolezza per indicare una linea, ci mancherebbe altro, su alcuni temi muoversi un passo avanti ai partiti. Non possiamo chiedere ad Enzo, che già fa miracoli tutti i giorni tenendo in piedi con l'impegno di tanti compagni, una importante comunità, di lanciarsi in tante provocazioni, ma io dico nel campo del centrodestra o rispetto ad alcuni temi con il PD, io credo che l'Avanti debba spingersi su alcune battaglie. La prima è quella del garantismo. Io con un certo, oggi nel mio piccolo quotidiano ho scritto una roba che mi sembrava folle, l'idea di consegnare la moglie di Panzeri al Belgio, con l'opinione pubblica che gioisce, con i titoli dei giornali che sono tutti innamorati e contenti. Abbiamo consegnato una donna che è in attesa di giudizio, già gli arresti domiciliari. Non sono un giurista, quindi chiedo scusa,
non capisco, quindi chiedo scusa, però non capisco perché che già gli arresti domiciliari debba essere consegnata al Belgio in attesa di giudizio, con i giornali e la stampa che impazziscono, i primi il PD, quindi sul garantismo credo che si possa sollecitare una battaglia, credo che si possa sollecitare il centrodestra su alcune battaglie, prima si faceva riferimento al cambio del nome, il Ministero dei Meriti, noi siamo quelli dei meriti e dei bisogni, sul Made in Italy, noi siamo quelli che hanno prima di tutti con Crack si puntato sul Made in Italy, ma non nell'ottica della protezione ma della valorizzazione del nostro Made in Italy nel consesso internazionale. Dunque dico che su alcuni temi noi dobbiamo essere capaci di sfidare il PD, di sfidare il centrodestra, e l'Avanti può essere questo grande contenitore, perché sono convinto che se riuscissimo per alcuni mesi ad incalzare il centrodestra su alcuni temi, ad incalzare il PD, io credo che si possa arrivare all'appuntamento dell'europeo con la madre delle provocazioni, perché per una vita il PD ha avuto difficoltà ad utilizzare il nome dei socialisti, non lo ha mai fatto, dice giustamente. Io credo che se noi riuscissimo a mettere al centro i temi in maniera intelligente rispetto al PD, rispetto ad un mondo, al mondo più moderato del centrodestra, credo che attorno all'Avanti e a questa sintesi all'europeo ci si possa divertire, possa diventare quello un modo per dire: avete avuto difficoltà ad utilizzare la parola socialista, chissà se la stessa difficoltà sulla un'ipotesi Avanti. Ecco, questo sogno, immaginerei di provocare Enzo il PD, il congresso del PD su questa ipotesi, avanti insieme all'europea, avanti potrebbe essere la sintesi per sfidare tutto questo mondo, ma naturalmente perché questo avvenga è necessario che in queste settimane, in questi mesi, le idee anticipino tutti i nostri ragionamenti. Grazie, davvero grazie. Grazie a Gaetano Amatruda. Ecco, adesso abbiamo in collegamento l'eurodeputato del PD, Brando Benifei, se la regia... Sì, ci sono. Ah, ben trovato. Ben trovato Brando. Grazie. Ben trovato. Grazie. Brando dalla Spezia, giovanissimo. Tanto un saluto. Sì, no, volevo presentarti. Mi sentite, vero? Sì? Prego. Sì. Volevo presentarti, dire che dalla Spezia, giovanissimo, ho una carriera eccezionale. Nel 2009 Federazione dei Giovani Socialisti Europei, eurodeputato dal 2014, rieletto nel 2019. Fai parte del Comitato Speciale sull'Intelligenza Artificiale presso il Parlamento Europeo e decisamente nel PD esprime Brando Benifei una sensibilità a sinistra, anzi Benifei si dice socialista. E stamattina è stato qui da noi Andrea Orlando, a cui abbiamo posto una domanda, e cioè, viste le dichiarazioni pubbliche di queste settimane, Orlando auspica un PD socialista e la vede come unica opzione. Ecco, io vorrei chiedere a Benifei, ma al di là degli auspici, delle preferenze di alcuni autorevoli esponenti del PD, è concretamente possibile? Cioè, farei un passo in avanti, una previsione: il PD ha varie componenti, anche culturali, storiche. Cioè, è una discussione reale che si sta, che è introiettata nel congresso del PD, o è una fase, come dire, pre-congressuale, sicuramente utile al dibattito? Come prima domanda, poi avrò una seconda domanda. Prego. Ok, allora se hai una seconda domanda sarò molto sintetico, perché purtroppo non riesco a stare tantissimo. Vi ringrazio, sono in collegamento e non in presenza per un problema familiare che mi impedisce di essere con voi. Normalmente rispondo sempre subito con entusiasmo agli inviti della galassia socialista, dell'Avanti, perché... E mi ritrovo in questa ispirazione, in questa idea di un grande partito del socialismo europeo che per me deve essere il nuovo
Partito Democratico, ma certamente non potrà essere altre forze, prima di tutto il PSI, cioè insomma Raio che si è voluto, io la porto avanti e devo dire che credo che sia fondamentale affrontare anche le questioni che ci pone lo scandalo, prima ho sentito un accenno al tema nell'intervento precedente, lo scandalo fra virgolette Qatar Gate, come viene raccontato dai giornali, perché è evidente che ci sono delle questioni politiche, le questioni di tipo giudiziario verranno affrontate in quelle sedi con anche il massimo garantismo, la massima attenzione alle persone coinvolte. Lo dico prima di tutto, giusto perché poi se no viene tutto manipolato, non rispetto solo a ovviamente le persone arrestate in flagranza con i famosi sacchi di denaro, le valigie, queste cose le ripeto, poi le determineranno i giudici, noi possiamo dare delle valutazioni politiche, io sono disgustato del fatto che ci possa essere chi sui diritti umani si è arricchito, le questioni verranno approfondite, ma diciamo posso dirvi che ad esempio ci sono persone che sono assistenti di parlamentari o persone che sono state sbattute sui giornali in un modo vergognoso che ha rovinato sicuramente questa settimana, persone che non hanno veramente nessun motivo apparente per essere messe in quelle condizioni anche dal racconto mediatico. Quindi trovo tutto questo l'ennesima riprova che su questi temi serve un grande salto culturale nel nostro paese. Potrei farvi vari esempi di come si sono comportati anche alcuni giornali esteri rispetto a quello che abbiamo visto in Italia proprio su questa vicenda e potrebbe essere chiaro. Però io vi dico, la questione politica c'è, la questione politica c'è perché c'è il tema di quei politici che dopo aver fatto politica, senza periodo di raffreddamento, si tornano a occupare di quello che facevano anche ad alti livelli con ruoli istituzionali in nuove forme di lobbismo, di direzione di ONG, in questo caso specifico di cui si parla ovviamente in questi giorni. Si tratta di questioni su cui serve a mio parere un regime di regole più stringente proprio per avere massima trasparenza e massima chiarezza, non una idea a separazione netta fra un'attività politica che ha un inizio e una fine e poi un percorso magari professionale diverso. Non possono esserci commistioni o rischi di commistioni indebite. Su questo è necessario, secondo me, aggiornare le nostre regole, modificarle in modo da essere sicuri che non ci sia il rischio che qualcuno possa approfittarsi di situazioni appunto di borderline, diciamo così, e magari usarle poi per scopi personali contro la comunità politica. Perché questo scandalo, che secondo me poi avrà dei contorni precisi e io spero che appunto le cose si chiariscano bene nel tempo più breve possibile, però mette a rischio l'intera democrazia, perché sapete bene che ora il dibattito diventa che qualunque voto espresso dai parlamentari, e lo dico io che per un caso legato alle mie posizioni, ho sempre tenuto posizioni opposte, quelle ad esempio di Pizzeri sul tema, io sempre a parte dei Sahrawi, mentre c'era una posizione peraltro prevalente nel Parlamento più a favore, diciamo, di una relazione col Marocco anche a scapito dei diritti del Sahara occidentale. Sono posizioni legittime, per qualcuno possono essere giuste o sbagliate l'una o l'altra, ma sono parte del dibattito democratico. Ora dobbiamo sapere se qualcuno è stato pagato per tenere delle posizioni o influenzare quelle degli altri, ma non è che ora le posizioni ad esempio meno attente ai diritti umani, più pro business, sono le mie che io contrasto, sono immediatamente in sintonia
sintomo di una corruzione. E io penso che difendere la libertà dei parlamentari, delle loro posizioni, sia una battaglia a difesa della democrazia che andrà fatta nel dibattito di questi giorni. Io ho preso volentieri dei fischi, dei lazzi e delle risate nelle discussioni anche televisive a cui ho dovuto partecipare, quando ho detto che posizioni diverse dalle mie, anche meno attente ai diritti umani, non sono necessariamente posizioni frutto di corruzione. Io penso che su queste cose basilari di civiltà della democrazia dobbiamo essere tutti uniti nel difendere appunto la libertà del Parlamento. Mi sono soffermato su questo, perché ovviamente è un tema caldo oggi, ma come ho detto ha anche delle implicazioni politiche, perché mettere a riparo la democrazia con regole, diciamo, dell'autonomia della politica e con un contea che condivide come me queste battaglie che non sempre il mio partito ha sostenuto, un investimento nella democrazia che si organizza nei partiti, nella costruzione istituzionale, mentre per tanti anni abbiamo inseguito una forma di antipolitica paragrillina anche da parte di forze come il PD, che hanno assecondato tagli ai finanziamenti, tagli ai parlamentari, tagli alla rappresentanza territoriale, tagli alle province. Questi sono errori che si legano a un'idea poi di svuotamento della solidità delle procedure democratiche, che poi creano ovviamente problemi e rischi. Allora io credo che in questo anniversario così importante per voi sia importante riflettere, parlare di queste cose che sono un pezzo fondamentale della, come dire, della solidità delle nostre democrazie in questo momento così complesso e difficile. Benifei, intanto grazie, però proviamo a fare un esperimento al volo, se il collegamento è ancora attivo. E poco fa, Sì, poco fa Gaetano Amatruda, che è intervenuto, ha posto proprio sul tema che dicevi dell'autonomia della politica e dei partiti un tema, quello del finanziamento della politica, che purtroppo è stato definitivamente archiviato nella legislatura 2013-2018. Ora, in qualche modo, dal tuo osservatorio, certo non ci stupiamo delle lobby né possiamo scandalizzarci della loro esistenza, forse l'opinione pubblica italiana è poco abituata, però dal tuo osservatorio quanto può pesare la cancellazione del finanziamento pubblico dei partiti, che naturalmente ne limitano autonomia, esistenza anche nei mezzi di informazione? Anche il PD ha difficoltà a reggere il finanziamento di un organo di stampa del partito, no? Per dirne una. Quindi quanto pesa il tema dell'autonomia finanziaria, del costo della politica, anche rispetto alla esubero di funzione delle lobby, cioè le lobby che magari esondano in qualcos'altro? C'è un collegamento tra questi due temi? Lo accennavo nel mio intervento e quindi lo condivido, assolutamente sì, perché è chiaro che bisogna anche qui non inseguire derive populiste. L'organizzazione degli interessi, anche l'ascolto di punti di vista di rappresentanze di interessi definite in questa discussione come lobby, è qualcosa che la politica deve fare. Il tema è come lo fai. Intanto, se queste sono registrate all'interno di registri di trasparenza, di chiarezza rispetto a quello che fanno, quali incontri svolgono, io penso che su questo serva più di nuovo situazioni abusive, cioè. Dall'altra parte credo che la questione di fondo che veniva posta sia quella poi fondamentale, cioè una politica che non ha i mezzi per finanziare l'attività e finisce per essere sempre più privatizzata, è qualcosa che apre la strada a infiltrazioni scorrette. Io penso che su questo serva un cambio culturale, una battaglia anche controcorrente. Io lo dico avendola fatta anche quando nel PD ha prevalso questa posizione. Io ero già pubblicamente schierato contro la linea maggioritaria del mio partito, contro anche, devo dire, quando poi sono diventato membro della direzione nazionale, quindi avevo
altre sedi dove esprimermi, io sono stato fra i pochissimi contro il taglio dei parlamentari, quindi credo che diciamo su questo non ho neanche da fare grandi riflessioni. Per me è una cosa ovvia: se i partiti hanno risorse minori e una democrazia interna sempre più fragile, anche in un circolo vizioso, alla fine si ritrovano più facilmente vittima di interessi particolari e di persone che magari si pongono in posizioni anche di criminale. Quindi credo che sia fondamentale evitare che ulteriormente aumenti la cosiddetta privatizzazione della politica e che invece prevalga, anche con una battaglia culturale che va fatta, l'idea che la politica non può parlare il linguaggio dei costi, ma quello degli investimenti, l'investimento di risorse per la partecipazione, per la democrazia, per lo sviluppo di un dibattito sano e di una trasparenza anche nelle procedure democratiche. E io credo che questa sia l'unica via, perché se non seguiamo questa via, l'unica alternativa è l'autoritarismo, lo svuotamento della democrazia. Io non credo che noi ce lo possiamo permettere, e lo dico parlando appunto in questa sede con l'Avanti, con la storia, insomma, che anche voi rappresentate, di lotta a tutte le dittature, a tutta la, diciamo, a tutto l'autoritarismo e l'antidemocrazia che pure esiste nella nostra storia, qui come nel resto del mondo. Grazie e buon lavoro per la prosecuzione di questa bella giornata. Grazie a Brando Benifei, buon lavoro. Bene, allora dovremmo avere come ultimo intervento di questa prima fase, perché poi riprenderemo alle 15, Fabio Natta in collegamento, quindi chiedo alla regia di verificare. C'è. E allora chiederei a Lorenzo Cinquepalmi, componente della segreteria nazionale e responsabile giustizia del Partito Socialista, nonché segretario regionale della Lombardia, in questo momento anche per lui è una fase calda, diciamo, dell'attività politica in vista delle elezioni regionali, però poi se ci vorrà parlare delle elezioni regionali in Lombardia, vorrei invece che ci dicesse la sua opinione su un tema caldo che è quello della annunciata riforma della giustizia, in parte delle norme sulla giustizia, dal ministro Nordio, tema che abbiamo affrontato, è stato affrontato pochi mesi fa con il referendum. Allora, io come responsabile giustizia ogni tanto immeritatamente sporco a mia volta le pagine dell'Avanti con qualche commento su degli argomenti di attualità. E a proposito della riforma della giustizia, ricordo una battuta di un film bellissimo, Il Divo, in cui Andreotti a un certo punto dice: nei manicomi quelli che non dicono di essere Napoleone dicono di volere riformare le ferrovie dello Stato. Ecco, la riforma della giustizia è anche peggio, nel senso che la giustizia, noi lo sappiamo, no? La giustizia è la vera clava del potere, molto di più della polizia. La polizia ti arresta, ma se poi un giudice ti mette fuori, lo strumento repressivo del questurino si svilisce. Quindi il potere si esercita, il potere coattivo, diretto sulle persone, quello che serve a intimidire le iniziative con la minaccia della privazione della libertà, ha l'assoluto bisogno della giustizia. E quindi la giustizia è un ganglio fondamentale dell'amministrazione dello Stato, essenziale. Da esso dipende la libertà individuale e da esso, come dicevo, dipende l'esercizio del potere, e questo fa sì che le riforme organiche e strutturali della giustizia siano rare e legate a condizioni politiche in cui
chi le può promuovere ha una forza notevole. Cioè, ricordo che il codice penale l'abbiamo cambiato sotto Mussolini e da allora è immutato, no, o meglio, è immutato nel suo impianto, nella sua struttura, è stato ovviamente cambiato in molti aspetti, sia da interventi correttivi della Corte Costituzionale, sia da interventi integrativi e abrogativi del legislatore. Ma l'impianto generale del codice penale risale agli anni 30, risale al guardasigilli Rocco. La riforma della giustizia. Allora, tutti prestiamo molta attenzione a degli aspetti procedurali della giustizia, perché è nel codice di procedura penale che troviamo le norme attraverso le quali un pubblico ministero chiede un'ordinanza di custodia cautelare, un GIP la emette, le persone vengono arrestate, si instaurano i processi. Io sono personalmente convinto, l'ho anche scritto sull'Avanti, che sia essenziale mettere mano ad alcuni aspetti della procedura penale, ma che non c'è giusto processo se non c'è giusto diritto, cioè se non si riforma seriamente e si rende armonico il sistema delle leggi penali, sarà molto difficile poter rendere attuale anche il sistema del processo penale. Sto seguendo con curiosa attenzione l'inizio, il decollo della parabola del ministro di giustizia. L'addizione grazie è sparita da molto tempo e non è un caso a mio avviso, perché Nordio, che è senz'altro politicamente un avversario, però insomma è un avversario civile e digeribile, e soprattutto si approccia alla giustizia in un modo molto diverso da quello, al tema della riforma della giustizia, in un modo molto diverso da quello di almeno degli ultimi due che l'hanno preceduto. Cioè, dalla sciatteria populista di Bonafede e dalla raffinata cultura, però molto felpata, molto equilibrista ed equilibrata, della Cartabia. Il nostro Nordio è uno che invece, come me, ha messo la toga sulle spalle ed è andato a combattere i processi sui banchi delle aule di giustizia. E guardate che la differenza non è secondaria, perché è vero che io sono convinto la politica la debbano fare i politici e non i tecnici, ma in un argomento così delicato avere l'esperienza personale di quello che succede nelle aule di giustizia è di fondamentale importanza, perché nessuno di voi, se non c'è passato, può immaginare quello che capita là dentro. Ecco, allora io faccio il tifo per Nordio, nonostante, ripeto, rappresenti il contrario di tutto quello in cui credo io nella politica. Perché quello che ci sta dicendo sulle riforme della custodia cautelare, sulle riforme delle intercettazioni telefoniche, sulle riforme della separazione delle carriere, abbiamo usato tutti la battuta: se quando andate a vedere una partita di calcio vi accorgete che l'arbitro ha la stessa maglia di una delle due squadre, avete il sospetto che la partita non sia proprio pulitissima. Ecco, tenete presente che nel processo ci sono due contraddittori che sono l'accusa e la difesa, ma purtroppo il giudice porta la stessa maglia dell'accusa. E finché non si supera questo elemento di inquinamento fondamentale, viene superato nei fatti in alcuni casi, perché la gran parte dei giudici sono delle brave persone e quindi cercano di interpretare al meglio delle loro risorse il dovere di essere terzi come giudici rispetto ai pubblici ministeri, ma subiscono condizionamenti fortissimi dovuti al fatto che in fondo giudici e pubblici ministeri sono ancora la stessa famiglia. E finché non si supera questo dato di realtà, la terzietà del giudice, la terzietà di tutti i giudici, non dell'eccezione del giudice galantuomo, la terzietà di tutti i giudici sarà un miraggio. E così in molti altri aspetti, nell'esecuzione delle pene. Noi
E questa è una tentazione che la sinistra sembra non voler superare. Molta della nostra sinistra sembra discendente diretta delle tricoteuse che sferruzzavano sotto il patibolo, sotto la ghigliottina. Per cui buttate via la chiave, marciscano in galera. Nordio sa benissimo, avendo fatto il magistrato dei processi, non quello della politica, che quando tu hai fatto un processo, hai equamente giudicato una persona e l'hai condannata, la tua prima preoccupazione deve essere quella di rimetterlo nella società in condizione che non commetta ulteriori reati. L'esperienza, la statistica stessa, ci dicono che tutti quei condannati che hanno acceduto a delle pene alternative, cioè che hanno scontato la loro pena con quel grado di afflizione che è connaturato al fatto comunque di dover emendare un errore che si è commesso, ma con un percorso che ha previsto anche dei momenti di reinserimento sociale e dei momenti premiali a favore di coloro che dimostrano di aver capito l'errore e di aver voluto lavorare sulla modifica dei loro comportamenti e sull'emendamento loro, ecco, quei condannati che sono riusciti a entrare, e credetemi è difficile perché mancano le strutture, perché manca la mentalità, perché qualsiasi giudice di sorveglianza si chiede Dio cosa diranno i giornali se do l'affidamento in prova a quello lì, quelli che hanno acceduto a quei percorsi alternativi hanno un tasso di recidiva che è di molti multipli inferiore a quello di coloro che scontano tutta la pena in carcere. Cioè stiamo parlando di differenze che vanno dal 50-60% di recidiva al 3% di recidiva. Ecco, allora, questo, vedo Maggi, per noi che con i radicali abbiamo fatto queste battaglie sulla giustizia giusta e continuiamo a farle, questi temi che agita Nordio sono temi importantissimi. Io mi dolgo davvero che li agiti uno di destra e che noi sinistra non siamo stati capaci di agitarli al posto suo. Ma siccome il risultato conta più delle doglianze, se Nordio fa questa battaglia, come io ho scritto più volte, noi faremo di tutto per essere al suo fianco. Sono convinto che i compagni radicali con noi faranno di tutto per essere al suo fianco. Mi è un pochino dispiaciuto un piccolo scivolone che probabilmente per un poco di realpolitik ha dovuto fare quando è uscito quell'aborto del decreto sui rave party, anche quell'altro piccolo scivolone sulla questione dell'ergastolo ostativo in cui ha dovuto ingoiare un rospo del tutto contrario a quello che aveva sempre detto nella sua vita e nella sua storia a proposito dell'ergastolo ostativo, che è una porcheria. Grazie. Spero, ripeto, che anche con l'aiuto nostro, con l'aiuto di tutti, Nordio, da avversario politico qual è, faccia qualche cosa di utile. Del resto, negli avversari politici abbiamo sempre trovato degli interlocutori, no? Fossero i miglioristi del PC, fossero alcuni democristiani intelligenti, fossero altri, abbiamo sempre trovato il modo di dialogare. E quindi dialogare con Nordio non deve suscitare scandalo. Teniamolo guardato, io continuerò a sporcare le pagine del giornale con i miei commenti sulle sue azioni e spero di avere con me il mio partito. Grazie. Grazie a Lorenzo. Adesso abbiamo in linea Fabio Natta, sindaco del comune di Cesio, già presidente della provincia da fino al 2019. Della provincia di Imperia, lui è membro del Consiglio nazionale dell'ANCI e responsabile degli enti locali della segreteria nazionale del PSI. Eccolo collegato, benvenuto. Fabio, pochi minuti prima della pausa, l'ultimo intervento. Noi sappiamo che nella tradizione socialista, a partire da Turati, quindi da sempre, l'idea del socialismo municipale, dell'importanza del ruolo svolto dal basso, no? I cosiddetti famosi fiocchi di neve rappresentano, diciamo, la fondamenta della politica a beneficio della società, dei cittadini. Ecco, però è importante una
equilibrata e ponderata architettura istituzionale, quindi come sono organizzati sul territorio, comuni, province, regioni, eccetera. Di recente abbiamo affrontato il tema. Ecco, se puoi darcene conto, ecco, un tuo breve commento sull'architettura istituzionale. Anche alla luce delle anticipazioni, anche qui, come sul tema della giustizia, sembrerebbe che il governo, l'attuale governo, sia intenzionato a intervenire. Grazie direttore, spero che mi sentiate. Sì, sì. Grazie, ciao segretario, ciao a tutti, buongiorno. Senti, per questa iniziativa, che non sono gratuiti ma sono riscontrabili anche dal dibattito che c'è stato molto elevato questa mattina, quindi buon compleanno all'Avanti innanzitutto, buon lavoro a voi, e cerco di rispondere alla domanda del direttore, che voglio anche ringraziare per aver sottolineato sulle pagine dell'Avanti in questi primi giorni, diciamo, del suo incarico, ecco, quello che è un principio politico ribadito dal Partito Socialista negli ultimi anni con forza, che è quello del tema della revisione dell'architettura istituzionale dello Stato, un tema sul quale non spesso e volentieri si sorvola, lo si ritiene poco interessante e che faccia poco presa sulle persone. Però io oggi, stamattina, ho sentito molti autorevoli esponenti della politica italiana che sono intervenuti e che hanno ribadito la necessità di superare, di non finire nelle trappole del populismo, perché queste poi fanno male soprattutto alla sinistra, fanno male alle persone in ultima analisi, ma indubbiamente alla politica. Ecco, noi siamo caduti in queste trappole, bisogna fare autocritica come hanno fatto in tanti questa mattina, a cominciare da, ripeto, autorevoli esponenti politici, soprattutto del Partito Democratico, perché ci siamo trovati con un'architettura dello Stato in nome del soddisfare la pancia degli italiani che volevano i tagli ai parlamentari, il superamento del bicameralismo, l'abolizione delle province, tutta una serie di cose volevano, o si pensava che volessero, perché poi in realtà il referendum ha detto che non lo volevano, perché c'è stato un referendum che ha completamente, diciamo, annullato questa ipotesi di revisione, lasciando in piedi però dei danni che erano già stati fatti, perché ci sono delle leggi come la legge del Rio Renzi, che indubbiamente era stata anche valutata dalla Corte Costituzionale come incostituzionale, ma che sarebbe diventata costituzionale una volta approvato il referendum. Il referendum non è stato approvato, quindi noi ci troviamo in una situazione delirante, per mettetemi in gioco di parole, in cui una legge che è palesemente incostituzionale continua a essere in vigore, producendo dei danni incredibili, perché l'architettura dello Stato non è una cosa così per sofisti, per filosofi, con tutto il bene che voglio anche ai filosofi, o per persone, diciamo, che si pongono delle domande così massimi sistemi. L'architettura dello Stato impantanata, e lo sanno benissimo i cittadini, ma lo sanno in primis i primi cittadini, i sindaci come il sottoscritto e tanti altri più importanti di me, se l'architettura dello Stato non sta in piedi, lo Stato rischia di cadere. E qui guardate che c'è un'emergenza, forse pochi colgono, ma tutte le cose che succedono in questo paese hanno delle risposte e meritano delle risposte. Il problema è che con questa situazione surreale di poteri dello Stato che non si capiscono, di un'architettura che non sta in piedi, dove le province ci sono ma sembra che siano abolite, in realtà hanno competenze su tantissime cose, noi su questo ci siamo battuti per tornare, ci battiamo per tornare all'elezione diretta del Presidente, quindi ridare voce ai cittadini, ma non solo, per ridare quelle competenze che solo un ente di prossimità può svolgere appieno, non può certamente svolgere la Regione. Sulla Regione ci si interroga e si fanno delle grandi valutazioni sulle legislazioni concorrenti, sulle autonomie, su tutte cose sulle quali personalmente mi trovo in perfetto disaccordo, ma questa è una mia opinione personale, perché non è così che si risolve il problema del Paese. Il problema del Paese
e dell'architettura istituzionale nel paese si risolve mettendoci mano in modo serio, conoscendo le realtà, perché se non si capisce che i comuni e le province sono nella storia di questo paese, le regioni no, si va poco lontano, e al tempo stesso cercando di lasciare al governo centrale e al Parlamento e alle istituzioni centrali del paese, così viva Dio che ce ne sono ancora due camere per quanto diminuite nei loro componenti, le decisioni in ordine e le programmazioni e le competenze in ordine ai temi più centrali. Penso alla sanità, si fa un gran parlare di questa situazione che è emersa in maniera devastante con il Covid, ma non solo, perché oggi abbiamo i pronto soccorsi di tutta Italia assaliti per persone che vanno lì perché hanno l'influenza o altre patologie, non trovano risposte dei medici di base. Abbiamo una situazione esplosiva in questo paese. Se non ci mettiamo mano in maniera seria e competente, è un problema. Questi socialisti lo dicono e mi fa piacere che oggi non solo loro lo dicano, e che ci sia un governo che pare, ma dico pare, e abbia qualche intenzione di metterci mano. Io mi auguro che non sia la solita boutade populistica, perché questo è un termine di cui abusiamo spesso, ma in realtà torna fatalmente, quotidianamente. Pensate alla norma aberrante sul rave party, che è l'ennesima puntata del populismo penale. E noi abbiamo la necessità di una riforma seria su questo punto, per dare la possibilità allo Stato di funzionare. La macchina funziona se è ben organizzata. Se una ruota va da una parte e una va dall'altra, manca una ruota, la macchina fa posto. Ecco, su questo ci batteremo, sulla scorta, e ho concluso, di quella grande tradizione che ha la sinistra italiana, che ha il movimento socialista, che nasce prima nei comuni che in Parlamento, perché si afferma prima nei comuni e in Parlamento, per realizzare in quelle realtà, nel locale, sulla scorta del municipalismo, le grandi battaglie dell'epoca, che erano l'alfabetizzazione, la tutela del più debole, il tentativo di cercare nuove forme contrattuali, interlocuzioni con le aziende anche a livello locale, dove i comuni retti dai socialisti a fine 800, inizio 900 fanno dei miracoli. Io penso anche alla grande attività svolta da uno che viene sempre ricordato come un martire, che è Giacomo Matteotti, che è stato un martire dell'antifascismo, ma è stato prima un amministratore, uno che si è battuto, ecco, il primo forse nome di rilievo, oltre a tanti altri che ci sono nella storia della sinistra italiana. E oggi, guardate, e chiudo davvero, lo hanno detto alcuni questa mattina, mi pare un autorevole esponente del Partito Democratico, forse la capogruppo in uno dei rami del Parlamento, se non ricordo male. Oggi c'è un paese reale in cui il centro-sinistra, comunque il centrodestra non è maggioranza, ma guardate che c'è un altro paese reale, che è quello degli amministratori, dei sindaci, dei presidenti di province, delle giunte del nostro paese, di grandi e piccoli centri, che è ancora in mano alla sinistra. Il 70% dei comuni italiani sono governati dalla sinistra. Ma perché? Perché probabilmente la sinistra a livello di base, a livello locale e a livello di quando si incontra quotidianamente col cittadino e ne capisce le esigenze, è in grado di dare delle risposte, è in grado di sporcarsi le mani, tra virgolette, nel senso nobile del termine, con quel pragmatismo che è molto lontano da tutti i teoremi e tutte le filosofie che spesso si fa. Ci si lamenta che al vertice la sinistra è lontana dalla gente, forse è vero, sappiate che alla base così non è, e quindi recuperiamola quella storia e ovviamente diamo anche la nostra mano a ricostruire un paese meglio organizzato, perché se non ci sono regole chiare e se non c'è una struttura chiara si va poco lontano. Vi ringrazio e ancora buon lavoro. Grazie, grazie Fabio Natta. Volevo informare le persone che sono qui presenti e le persone collegate che noi adesso facciamo una breve pausa, ma ci ritroviamo alle 15 in punto con il collegamento del segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Vorrei anche ringraziare per la solita attenzione che ci riserva, devo dire, da anni Radio Radicale, per il fatto di seguire in diretta tutti i nostri lavori. Grazie a Radio Radicale. Ci vediamo alle 15.